Non ce la si fa. No, quello che sta saltando brutalmente. Saltato. Ecco, adesso no. Sì, salta. Zampetta. Vabbè, sì. Ok, Beh, adesso quindi non si funziona. sente niente di quello che dico, questa è un'opportunità. Quindi si Adesso sì, però. sente, vediamo se ce la fa e sopravvive. Se ci sentite saltare la voce, ditecelo, segnalatecelo, scrivetecelo, perché così possiamo riavviare il computer. Non saprei cos'altro fare, visto che non c'è niente di aperto e stiamo andando. Ma dato che questo programma si chiama Fumble, Ora si sente. Perfetto. Visto che questo programma si chiama Fumble, il fumble tecnico è previsto dal format, quindi siamo prettamente in linea con tutto quello che siamo stati negli ultimi 10 anni e mezzo. Perfetto. Mamma mia, 10 anni e mezzo, tanti anni e Passati, perché mezzo. siamo a luglio, quindi ormai sono 10 anni e mezzo e un Sembra ieri. mese. Di già. Se fossimo mamme pancine sarebbero 127 mesi. Lo stai chiedendo alla Lo persona stai. sbagliata. No, lo sto dicendo, non lo sto chiedendo, lo stavo dicendo. Sono Anche 127 mesi. l'effetto che mi ha fatto è stato lo stesso di quando invertiamo l'ordine dei nomi con Manto, cioè mi ha fatto male a un livello molto profondo, perché ho cercato di coniugare dentro la mia testa questa Comunque, la informazione. bestemmia di Bussolino si è sentita. Benissimo, Ho detto adesso. porta la gonna, non si è sentito, cioè, avete sentito Porta la male voi. gonna. Porta la gonna, Porta la è gonna. lecito, sono inattaccabile. Va bene, quindi mi state dicendo che io poi devo censurare questa puntata all'inizio. La taglio, taglio L'inizio, esatto, direttamente. tagli i Taglio primi 5 quello secondi. che state ascoltando Andò è e fumble! Che è partito perfettamente senza nessun errore tecnico, mi Esatto, in pare. questo Nessuno ha momento. bestemmiato. Il microfono Il funziona. microfono funziona, è Non ha stato tutto mai a non posto esattamente funzionato. come doveva funzionare. Oh! Quindi, stasera siamo qui di nuovo a giocare a Rhapsody of Blood. Non Giusto. ho appuntamenti da lanciare, se non che la settimana prossima è l'ultima puntata di Rhapsody of Blood prima della pausa estiva. Prima della pausa Se estiva. proprio, proprio vi manca tantissimo ascoltare i nostri podcast, noi facciamo il mese dei gattini a SideQuest, Ah, quindi sì, giocheremo dovrebbe dei giochi uscire più o meno per tutto a agosto. tema gattini, A tema quindi gattini. a tema gattini. A tema gattini, Gattini. sì, vari giochi. Cioè, Giocheremo. non ho detto vari giochi. Potrebbe Forse essere un solo un gioco. Potrebbe essere gioco. l'unico Abbiamo una selezione di gioco. giochi a tema gattini. Abbiamo una selezione di giochi e non la useremo. Esatto. Giocheremo a D&D, ma con i Ma con i gatti. gatti. Solo tabaxi. Esatto, Damiano ha detto che non pensavo avesse bestemmiato, ma infatti non ho bestemmiato. Però quando qualcuno mi dice ho sentito la bestemmia di Pustorino, Noi io ci do per scontato crediamo. di averlo fatto Sì, perché non certo. mi fido di me stesso. E bestemmio, non, cioè, non spessissimo, però Sì, capita, ecco. perché io stavo dicendo che con Tommaso eravamo andati al bioparco e avevamo visto, Ah! come si dice, È paura. molto probabile che io non abbia bestemmiato. Ma è anche abbastanza probabile che tu l'abbia fatto, Quindi quindi tagliamo. nel dubbio qualche censuriamo. momento l'avrei Nel fatto. dubbio abbiamo due partenze. Nel dubbio Esatto. granata, come diceva Cyberpunk 2020. Comunque, vi stavo dicendo Quello che che state ascoltando. no, settimana prossima è l'ultimo prima della pausa estiva, torneremo a settembre, prima con uno speciale che One sarà sempre shot. nel mondo di Rhapsody of Blood, ma Con i giocheremo, gattini? non con i No. gattini, giocheremo a Il Re è Morto, che in Italia è di Grumpy Bear, e che noi giocheremo a invece Il Reggente è Gente Morto. morto. Giustamente. E poi torneremo il 15 settembre invece con le puntate vere e proprie. E ci sarà l'ultimo arco narrativo di L'ultimo Rhapsody of atto Blood. per adesso. Poi chissà cosa succederà nel Poi futuro. abbiamo un calendario di altri Sì, no, nel 16 giochi, senso. quindi dovremo giocare a qualcun altro e a qualcos'altro. No, magari a A qualche qualcun fumble, no, altro. magari a qualche fumble con Ah! faremo un altro passaggio con Alle i. FumbleCon può succedere quello che succede, tanto rimane alle Rimane, FumbleCon, tranne esatto. Rhapsody of Blood che poi torna a Fumble. Esatto, è sempre possibile che Castello del Reggente sia ripresenti come la peperonata in Calabria, cioè nel senso ogni tanto Certo. torna e tu non ti aspetti. Ritorna sempre, perché Incamminato. non riesce a digerirlo perché torna sempre. Sì, è così. Cosa? Peraltro, noi non Cos'hai da sappiamo cosa dire? giocheremo dopo Rhapsody of Blood, abbiamo una No, lista, abbiamo abbiamo una solo una lista lista. non ordinata di cose che vogliamo provare a seconda di cosa succederà, chi ci sarà e quanto vorremmo E come giocare, fa? succederanno Esatto. cose diverse.
Sappiamo che non sarà l'ultima stagione di Vampiri, ma questo è semplicemente perché abbiamo una lunga lista. Non l'ho messa nella lista perché tanto sapevo che sarebbe stato tempo sprecato. Non puoi fare Vampiri. È una vostra responsabilità che avete messo così tanti giochi interessanti. Non è colpa mia, io non... No, Vampiri no. Niente, assolutamente. Vedi? Vampiri no. Vabbè, lo facciamo quando non c'è Simone. Giochiamo Vampiri. Oh. O forse no, chi lo sa, però... fate una, come si dice, di blaterare. L'unica possiamo giocare. No, certo. L'unica cosa di cui sono abbastanza sicuro del mondo post Rhapsody of Blood è che a novembre esce la parte 2 di Dune e quindi giocheremo. Mi sembra il momento giusto per giocare. Yes. Detto questo, ci stava per menare l'accolito, quindi con tante braccia, sei pronto? Sì. Sei sicuro di essere pronto? Tu non sei mai pronto. Pronto per che cosa? Per lui, no? Speriamo. Non lo so. Dove ho messo le pozioni? Comincio a frugarmi. Sei sempre il solito disordinato. Provo a lanciargli addosso. Lui sta sparando. Lui sta per spararvi. Cosa fai? Mi butto per terra. È come un pusillante. Mi fingo morto. Scusa. Come lo posso? Beh. C'è qualcosa dietro cui ripararsi? Matt, qua vicino. Noi. Loro. Oltre a loro. Metti dietro la marchesa. No, non lo farei mai. Mi vergognerei troppo. C'è Bernie, se vuoi, te lo presto. Ti ricordi? Era una sala d'armi gigantesca. C'erano delle armature messe ai bordi della stanza. E poi c'erano delle rastrelliere con... alabarde, lance, chi più ne ha più ne metta. Allora, quello che potrei fare... No, guarda che conoscendo il mio messer sottile, lui si getterebbe veramente per terra cercando di schivare i colpi come un vero pusillanime. Cioè, tu ti stai nascondendo. E ciù, è andato di fiondi. Mentre mi fondo, esatto. Allora, tira per dodge. E forse diventa allora, dodge. Ricordiamoci, dodge è la macchina. Ricordiamoci, siamo contro il contro l'accolito, perciò entrano in funzione le mosse che creano di confrontazione. Ah, è vero, giusto. Aspetta un attimo che le piglio, perché così. L'altra volta quando avevate tirato quando eravate contro l'ultimo il reggente che avevate tirato Flow Like Water, era perché stavate affrontando i suoi minion in qualcosa di quando sei con i minion vabbè niente. Perché col vantaggio? Perché mi sono preso una contaminazione. E cosa vuol dire la contaminazione? Funziona soltanto quando... Allora, non ti ho ancora maledetto, se vuoi ti maledico. Allora, no! Fermo. Mi tolgo la contaminazione. La faccenda della contaminazione sì. Funziona soltanto con una mossa che esplora il labirinto. Ah, o farò. Se io ti maledico. O lui se ti maledice. Beh, sono non, avuto modo, non ho avuto modo di maledire. Sono molto triste di ritirare questo 2-2-1 che ho appena fatto. Bene, ho fatto 5. Perfetto. Cioè, vuol dire che ho fatto 2-2 e poi 3-3? Sì. Ah, okay. Però meno uno in merchio. Beh, bravo. Vedi che insieme a te si stava nascondendo anche Tisabri. Ah, ok. Che si butta esattamente dove ti stai buttando te. Mi dai due dadi? E ti usa come scudo. Si tira. E si salva. Ti usa come scudo. Quando spara Turun Taxis, vedi che dalle pistole, innanzitutto queste braccia nere con le vene dorate, con le pistole che sono nere, opache, con tutti gli orpelli dorati, quando spara emettono questo fumo nero dorato e parte una palletta. Ma questa palletta la vedete proprio chiaramente, perché è come se il tempo si... rallentasse un po' come in Matrix, nel momento in cui esce dalla bocca della pistola, si allarga, escono fuori come dei tentacoli nero dorati, ovviamente, ti usa come schermo lui e vieni colpito in pieno petto
sbalzato indietro e attaccato con questi tentacoli al muro, con la col massimo impedimento di movimento. Certo. Ti segni anche due arm. Grazie. Ah, ho due braccia in più, no? E invece ti sabri. Si è evitato di prendere il danno proprio perché ti ha usato come scudo. Grazie. Perciò ti fa scattare indietro e sono attaccato al muro e si è attaccato al muro. Sta sparando anche per sparare anche a voi. Cosa fate? Io vorrei provare la mia nuova mossa. Uh-huh. E che però non so bene come usare. Devi lanciare l'incantesimo. Esatto. È un incantesimo. Perciò devi scegliere. Devi andare a vedere Drink Deep. In Drink Deep sì. Hai sì, quello sì, no, che... So che cos'è, esatto. Ma... Non so come ti... Ah, tu devi... Allora, il tuo incantesimo... No, devi dire cosa consumi. Allora, il primo niente perché ho fatto più di 10. Credo. Quindi sì, me lo ricordo io. Ma cosa devo tirare? Su cosa devo tirare? Non devi tirare. Devi dire cosa ha fatto l'incantesimo. Okay. Allora, il mio incantesimo fa usare un tot numero di braccia di questa persona che inizia a... usare le pistole come se fossero le bacchette di una batteria e inizia a suonare su una batteria immaginaria. Mi dai un dato da 8? Esatto, il numero delle braccia stavo per dire, non so. Sì, perché ho i dadi di Cotra. Sì. Non sono mai sul col portadadi di Cotra. Unico, tra l'altro. Unico portadadi di Cotra. Tieniti i tuoi dadi di Cotra di merda. Vedi che una delle manine... Bastava fare così per fare 8, vedi? Stasera va bene. Cioè, in quattro abbiamo fatto. No, tira un attimo. 6, vediamo. 6. Io voglio il suo. Il mio dio. Vedi una delle manine che fa. E si muove col ritmo di una marcia militare. Gli altri stanno per sparare a voi. Beh, ci ucciderà, ma preso bene. Ci ucciderà, Rick. Io lo vedo. Hai visto, codardo, cosa hai fatto? Ti sei fatto imprigionare. Codardo! Andava meglio se non... Codardo! Va bene, sta zitto, cerco di rimediare. Io metto una mano sulla mano di Evandro. Ok. E inizio... E ti fai dare una mano? Mi faccio dare una mano da Evandro, inizio a recitare quelle parole che avevo già recitato in latino. Io non posso stare fermo con la mano nella mano. Tante cose devo fare prima che venga domano. Esatto, vedi, tutto qua. Mi ucciderà tutti. Probabilmente, peraltro. E, dai, c'è più la mano, dai, gioca. E come l'altra volta si apre il portale, forse. Vediamo cosa succede. Perché faccio drink. Però lo faccio con Iron. Perché questo è 12. Si apre di nuovo il portale e io faccio un passo e mi ritrovo alle spalle del barone. Ok, perfetto. Il colpo parte. Tu sparisci. Lui non ti vede ovviamente perché... ha sparato e vedi partire questa specie di palletta ragnosa che si attacca. Chiedono se palletta fa profiensis oppure no. Secondo me sì. Sì, anche secondo me. Proiettile è inflazionato. Sì. Palletta è meglio. La palletta. O pallocchi anche. Banu! Io? Ma io... Immagino l'accolito. Vi crivellerò con le mie pallette! Il reggente... Che detta così è molto metà. È vero. È persa nella traduzione dal tedesco al polacco al ceco. Il tedesco sono sicuramente... Potrebbe essere, sì, potrebbe essere una categoria di uniform. Sì. Pallette. O una traduzione di Cannarsi, vediamo. O anche di Amazon... con i prodotti cinesi. Io non mi ricordo più. Che strano, non capita mai. Il fatto che non mi ricordo chi più è classico. Allora, cosa significa un opening?
Guarda, allora, aspetta, Claudio, spiegaglielo tu. Allora, quando noi siamo in questa fase specifica del gioco, sì, per poter fare male al cattivone, dobbiamo, sì, creare delle opening. Ok. Per farlo, usiamo alcune di queste confrontation move. Ok. O altre mosse che ti fanno creare. O altre mosse che ti fanno creare delle opening. Quando tu crei una opening, qualcun altro di noi la potrà sfruttare per fare tanto tanto male. Ok, va bene, va bene. Quindi a questo punto io utilizzerò una delle mie mosse, che è il Pinning Fire, ovvero io utilizzo la mia pistola e essenzialmente nel momento che è letale, super figa, perché so usare questa roba qui, e in realtà il nemico in questo caso può scegliere se rimanere sulla sua posizione e quindi ricevere il colpo, oppure essendo lui un avversario, non un minion, giusto, creare un opening per evitare il colpo. Quindi, che ne so, essenzialmente, okay, la mia idea è colpire, cioè non, magari non è letale nel senso stretto, ma lo metti in un colpo. Il colpo non puoi farglielo perché appunto essendo un reggente, però o un accolito, però puoi creare l'apertura, esatto. Sappi però, sì, che essendo lui che ti sta sparando, sì, nel momento in cui dovessi fallire la tua mossa, avrai il doppio fallimento per colui, okay, che sta sparando, okay, okay, a meno che tu non decida di evitare il suo colpo in qualche modo che vuoi tu, perché anche dodge, se vuoi, ti apre. Guarda che non è, questa non è una prova, Pinning Fire non dice when you roll bla bla bla, dice your shots are precise and lethal. Okay. When you attack a foe with a ranged weapon, perfetto. Allora, when you attack a foe, aspetta, esatto, the foe must choose. O sì, si piglia la ferita, o se è un avversario si piglia un opening. Ma l'attacco, perfetto, non si però fa tu solo ti prendi quando la, c'è l'opening. Però tu ti prendi la ferita mentre tu ti spari, mentre tu gli spari, lui ti spara. Va bene, sì sì sì, mi va benissimo. Perché non stai facendo nulla per evitare il colpo. Sì sì, guarda, e la assorbo con la mia armatura, che è la pelliccia. Quindi riesci, vedi che il colpo che arriva grazie al proiettile magico, sì sì, è automatico, quello che ma usava. Scusami, no, si può attaccare senza l'opening? No, cioè lei può io non sono d'accordo su questa cosa che è automatico, però vabbè. Però questo shot non è in sì, maiuscoletto. Sì, ma il a punto che è che io faccio un il punto è che l'attacco lo puoi fare in tanti modi a seconda della fase in cui siamo. Se no avrebbe dovuto dirti quando fai strike, oppure quando fai face di horde, oppure quando fai questo, oppure quando fai quell'altro, allora tiri in questo modo. Però aspetta, però esattamente, queste qua sono mosse che hanno degli effetti. Sì. Alcuni dei... Questo è in aggiunta a quello che fai quando spari. Esatto. Ma non mi sembra, per il semplice fatto, sì, che... Lui non ti, sì, dice non devi attaccare per forza in questo modo, ma quando attacchi fa questa cosa, in automatico, però devi attaccare. E attaccare non è detto che sia automatico. Quindi ma mica tanto, scusatemi. Quando tu... lei avrebbe potuto dire, io ti sparo addosso per... cercare di farlo, come si dice, per cercare di obbligarlo a schivare i miei colpi, e allora sto facendo, cosa ne so, cioè nel senso, sta facendo confront, sì, ok, e a quel punto dovrebbe tirare su Iron per vedere se riesce a fare una opening. Oppure, ma c'è già in automatico, cioè nel esatto, senso... se qua c'è scritto quando gli spari lui deve scegliere se pigliarsi una roba o creare una opening, no, non vedo sensato che questo sia ridondante con cose che o fanno opening o gli fanno danno. E che, vabbè. Poi il master tanto è Simone, sceglie lui, quindi a me sta bene qualsiasi cosa. Io dico solo che qua ti dice, quando attacchi, in maniera molto generica, potrebbe essere quando attacchi... Infatti per me, lei mi spara, rinuncia alla difesa, al dodge, al confronto, perché usa quella cosa di mi spara, mi attacca, sapendo che non può farmi nulla, ma semplicemente creando l'apertura, però tu automaticamente prendi il colpo. Ok. E spariamo assieme, contemporaneamente, il proiettile infestato ti raggiunge, va bene così? Non niente pallette? Ma io userei pallette, a me piace. Anch'io ho pallette. Il proiettile infestato ti raggiunge, vedi che quando ti colpisce... Tutto lo strato superficiale del tuo pelo, che è il tuo sistema di protezione, diventa nero con la puntina dorata. Ok. E si muove. Ok, però... Si, non... e ti blocca, okay, così, okay, ti blocca. Va bene. Ok? Sì. Ovviamente il fatto che tu gli abbia sparato, lui fa per evitarlo, è... si apre una opening. Okay. E io sono proprio dietro alle sue spalle. Guarda caso... E per non saperne leggere né scrivere,
prendo la mia spada frusta e cerco di prenderlo al collo in modo da poi tirarlo indietro e quindi permettere anche a loro di avvicinarsi. Perfetto. E ovviamente più iron, e ho fatto di nuovo 12. 5-5 più 2, 12. Allora, nel momento in cui tu... Una cosa, per correttezza, dato che la mia arma è painful, mi segno un ulteriore danno. Sì. Ok. Quindi uno le assorbe l'armatura, però si vede che in realtà con l'arma comunque mi creo del danno anch'io. Ok. Hai un'arma e un'armatura cancellata. Ok. Dicevamo, nel momento in cui tu gli cingi il collo con la frusta infuocata, con la frusta di sangue... No, no, è anche infuocata, perché io ti ricordo che avevo preso il sangue... Esatto. Il mio sangue brucia. Esatto. Visto che è ricoperta del mio sangue. Ecco, dicevamo... Non abbiamo perso niente. No, in teoria no, a meno che eravamo rimasti. Diteci cos'è l'ultima cosa che avete sentito. L'ultima cosa che abbiamo detto, che almeno... Beh, comunque, l'apertura che ha creato, cioè, o meglio, la mossa di... Come cazzo ti chiami? Bartosz. Di Bartosz sta permettendo a Naima di fare tanto, 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 tanto male al nostro avversario con la sua balestra funesta. Non mi ricordo come si chiama la balestra. Funesta. Non ci dicono, non ci sentono. Devono ricaricare. Ah, siamo in diretta, arriveremo. Con calma arriveremo. Con un po' di lag. Poi vi racconteremo cosa è successo. Use the lag, not the back. Scopriremo solo vivendo. Vabbè, andiamo avanti. Sì, ok. Okay. Quindi. Arrivo, Marchesa. Teatro, vai con la bocca. In realtà è perfettamente oliata, non fa un suono. Però lui fa ta-ta-ta-ta perché... È certo, perché è più... Come si dice? Si sente più... Il meccanismo che fa... Sì, certo. No, ma lui è silenzioso il meccanismo. A me piace pensare che sia lui che fa ta-ta-ta-ta con la bocca. Ecco, siamo tornati. Diteci cos'è l'ultima cosa che avete sentito, così vediamo se è saltato qualcosa. E intanto... E non vale io che faccio... Vale. Vale anche quello. E quindi niente, suppongo che tu tiri su Cicci il pasticcio. Sì. E poi forse smetteremo di andare in diretta e registreremo e basta. Perché... No. Ci dite qua. Ah. Sì, Beh, la risposta, ragazzi, giusta. Siete i numeri uno. La bestia giusta. Ok, allora ci siamo. Eh no, però l'abbiamo fatto dopo. L'abbiamo fatto anche prima. Ma l'importante è che almeno uno. Vabbè, tutto ciò perché so esattamente cosa sta facendo lui. Che aprendomi la possibilità di mirare alla gola, io miro lì e faccio quindi un confronto perché sì. È head on. Allora, si ricorda nel sangue infuocato, quindi io l'ho colpito e l'ho tirato giù, poi non è successo nient'altro. Allora, vai. Tirato giù, si è appoggiato per terra, sono sparite le altre braccia e le pistole e Naima magiche sparando. E Naima sta preparando. Ha già preparato, basta. Ma no, ok, lo strike è solo quando c'è l'opening. Cavolo, non volevo fare confronto perché io non ho iron. Devi fare o quello o basta. Sì, per forza, va bene. Sì. Oppure puoi fare la nitap. When you size up the enemy to locate... Cioè tu puoi dirmi, sto cercando di mirare esattamente a capire qual è il punto preciso in cui la freccia della mia balestra, sto dicendo una cosa a casa, la freccia però... della mia balestra può essere effettivamente... Però così trovi una opening, banalmente, con la nitap. Tiri. Sì, senti, cioè... Anche con il confronto è uguale. On hit you find an opening. Quindi che differenza c'è? Che col confronto scelgo una di queste, con line it up scelgo una di queste. Giusto? Ah, è vero che con confronto crea una opening. Sì, certo. Ah, allora... Però lei non vuole usare confronto perché iron ma basta. Ma pure con dodge puoi creare un opening. Certo. Con tutte tranne che con strike e con perché standby. Perché è quella che... Perché è quella che colpisce. Però volevo giocare come sto facendo, non sì. Cercando di rompere il gioco. Ma non si rompe il gioco. No, vabbè, cercando di... Vabbè, avete capito. Di fare roba? Esatto. Minmaxare. Comunque io ve lo dico allora in termini di minmaxare, adesso che ho colpito con uno strike ho sempre il vantaggio sui futuri strike. Allora continuiamo a crearti delle opening, così tu continui. In ogni caso, allora io farò line it up per questo motivo qua.
Raccontami. Perché quello che stiamo facendo io e lui è esattamente trovare il punto di maxare, esattamente fare min maxing. Esatto. Sappiamo. Cioè, in realtà il nostro scambio di cose è per scoprire il punto debole che è il collo. Perché io gli tiro un colpo e facendogli una ferita rendo ancora più debole il punto debole. Cioè, tu vorresti, cioè tu stai cercando il punto debole, il suo punto debole, giusto? Sì, che io ho individuato nella zona collo e adesso... Non è ancora detto, tira. Prematurata. Ok, è un'individuazione mia preventiva. Del magico. No, triplo scappellamento a destra. Esatto. 7. In tutto? Sì. Più glass e meno uno di glass. Ah, più glass. Allora, 8. 8. Perfetto. Beh. Prendi 2. Prendo 2. Prendo 2. Ah, perché queste sono cose brutte. Sono cose brutte, sì. Ma tempo vedo prima. Cioè, ce n'è una buona e le altre meno buone. Cosa vuol dire? Tentativi di usare l'opening senza un perk. Tipo, ho scoperto che la sua giugulare non pulsa come le altre, ma pulsa molto lentamente. Perciò o la becchi esattamente in quel momento, perciò devi essere molto bravo con un glass. Quello è quello che dura poco. Quello che sta chiedendo River è il perk dell'arma. Che se io non sfrutto il fatto che la frusta è flessibile, allora non faccio quello svantaggio. Cioè, la sua giugulare è nascosta dentro il collo, perciò se non usi un'arma flessibile che riesce a stringere bene il collo, eccetera, in realtà non puoi fargli nulla. Il nemico mi rende la sua priorità e questa roba qui del perk. Sì? Okay. Sì. Limiti... Li limiterei lo stesso, perché anche il fatto che duri pochi momenti... Vabbè, puoi fingersi, Sì, per carità. Vabbè, ok. Come vuoi. Non sto min-maxando. Allora, mentre lo osservi perfettamente, ti accorgi che effettivamente potrebbe essere il collo il suo punto debole, comunque il collo, dal collo in su, potrebbe essere il suo punto debole, il punto dove colpirlo. L'unica cosa che in questa forma, come adesso, che lo vedi, che piano piano sta diventando tutto nero, perciò la divisa nera dorata eccetera sta diventando tutta nera, è colpibile soltanto con armi benedette. Con un qualche tipo di arma non lo farebbe, non gli farebbe danno. Ok. Quindi oh beh, io lo urlo: Bartosz, solo armi benedette, come a Roma. Perché quella volta che eravamo insieme a Roma c'era stata una situazione simile, lui si ricorda che la cosa era già successa ed eravamo a Roma. E a questo punto approfitto del fatto che lui è ancora a terra per allontanarmi un pochino, prendere la mano di Evandro, distruggerla. No! Hai messo tu in questa condizione, hai detto tu che sì, dovevi... vabbè, ho un legame spirituale con la mano di Evandro, purtroppo. La distruggo e spargo le ceneri di quello che rimane sull'arma e poi tiro più wands per vedere se il rituale funziona oppure no. Per se funziona prendi la tag Oli. Io ho più 0, quindi Oli Thunder Force, galleria forze armate, piazza Giuberti. 8. Buono. È una hit. È un hit. Sì. Bisogna sconfiggere un accolito prima di poter fare altri rituali. Ma stiamo già menando un accolito, quindi non è un problema. Metto il perk Oli. Perfetto, la tua. E racconta com'è che diventa benedetta. Il sangue del mio antenato Artyom, che aveva creato questa mano insieme a Evandro, che era discendente. Beh, era... No, era il suo. Mio discendente. Giusto. Ho cambiato bloodline. Vabbè, Evandro... Dovete essere più diretti, tipo alla mano. No. Alla frusta spuntano le mani. Sì, sì. Ma io so che era di un'altra bloodline, non volevo che fosse della mia. Evandro non era Mercurio, quello sì. E il fatto che Vandro ha inventato un accolito, allora sfrutto questa cosa purificando con il sangue di Artyom la parte oscura dell'accolito, rimane solo la parte benedetta
che arrivava dalla dall'Aiko. Aiko, sì. E quello rende la mia arma benedetta, anche se non è benedetta dalla mia bloodline, è benedetta come... dal e Signore. Comunque è benedetta dal Signore. Come si vede adesso? È cambiata in qualcosa? Si o... vede perché le fiamme adesso non bruciano più con quella fiamma un po' scura, ma brillano di una fiamma bianca quasi bluastra. E sfrutta l'opening arrotolando, tra l'altro, di nuovo che la vantaggio? Frusta. Sì, sì, ho già preso 3 dadi. Arrotolando la frusta sulle gambe per tirarlo giù davanti. Ma di gambe ne ha 2? Sì. Anche di braccia. anche 3 a volte, però dipende dal momento. So, bisognerebbe chiedere... 12? 5, 5, 2, 12. Eh? 12? Bene. Racconta cosa gli fai. La frusta si avvinghia intorno alle gambe e mentre io sto tirando, l'effetto non è quello di farlo cadere a questo punto, l'effetto è proprio che fa effetto sega sulle gambe e quindi con la fiamma e la lama che si è arrotolata intorno con tutti questi piccoli spunzoni gli taglia i tendini delle gambe. Perfetto, perché la forma... gassosa che aveva raggiunto questa forma nera che era tutto diventato nastro, piano piano si dissolve, va a sfuggire via attraverso delle finestre che sono in questa stanza, sono dei piccoli, hai presente quei balconcini come all'opera, come in quei castelli che hanno il piano di sopra con col corridoio che corre tutto intorno alla stanza. Lui nel momento in cui sta per cadere allunga il braccio, chiude il pugno e nel suo pugno si forma un bastone completamente nero con i due estremi dorati, lo mette per terra, rimane in piedi sul bastone che si allunga e finisce sopra uno di queste balconate. Dice: non avete ancora visto niente, preparatevi a morire. Guarda te. Io guardo dietro di me alla parete. Guarda te, vi soppesa un attimo, vedete che sei immobile, inerme, e una vocina che dice: te l'avevo detto io, fai qualcosa. E guarda te, ha capito che sei stata tu a dare il consiglio giusto, prende il bastone che si allunga e lo vedi allungarsi in una maniera velocissima e arrivare, sta arrivando sulla tua fronte. Okay, la voglio aiutare, cioè non a fare un'azione, voglio fare io stand with me. Fai, dimmi cosa fai, però... dimmi come fai. The rescue plan. Sì, dimmi come fai. Avevo una delle... pozioncine che avevo preso, che di solito esplodono all'impatto, è nella mia mano destra. La stappo col pollice, la faccio rotolare in modo da che si sparga ai suoi piedi e che lei scivoli sopra e cada prima che il bastone la colpisca. Ok, allora tira. Intanto c'è del metallo in chat. Ah, ho fatto... aspetta, 9. 9. Che è successo? C'è del metallo in chat. Sì, ma io eventuale. 9. Ok. Scegli uno. Lei viene salvata da un pericolo. Ok. Adesso forse ci sentono. Beh, sì, vedo. Non so perché stia facendo così. È l'estate. Spettacolo. È il soppressore di bestemmie di... Sì, possibile. Tutte le volte. Vabbè, dovreste sentirci. Tornate. E via. Ci sentite? Sì. Sarà divertentissimo montare sta puntata poi. Sì. Campale. Vedete il bastone che saetta velocissimamente verso Tisabri? Tisabri... non ha più nessuno da mettere da evitare, viene colpito in pieno e
in pieno petto, viene spinto oltre un muro, sfonda il muro e sparisce in un vuoto, in un vuoto nero. Vedete il bastone che ritorna su, ti ripunta e dice: ci hai fatto una volta, ma non ci farai un'altra volta. E riparte il bastone. Ok, perfetto. Io vorrei sfruttare, facendo dodge, chiaramente la mia la bardam che ho sulla testa, anche delle cose che finiscono per terra e che mi danno la spinta come per saltare. Una molla? Sì, una specie di molla che in realtà ha molte funzioni, tra cui quella di farmi saltare via in maniera molto meccanica dalla linea di tiro. Esatto. E vorrei andare verso di lui, cioè vorrei saltare in diagonale e avvicinarmi a lui. Tira, vediamo cosa succede. Tu vorresti saltare in diagonale? Mi basterebbe salvarmi la vita in questo momento, effettivamente. 7 più? Più sulfur. No, Mercury. No, Mercury. È sempre 8, cioè sempre 1. O Pop Gadget. Ok, prendi 1. Esatto, Pop Gadget. Posso anche creare un opening, ma se creo un opening mi prende. Esatto. Però magari tu lo stringi nelle mani e quindi lo blocchi perché lo tiri giù. Esatto, in realtà mi accorgo che non faccio tempo a far partire queste cose per saltare via. Ma è tipo il reclinabile della macchina quando va in camporella, che sono quelle che tra le Fiat, no, che stai in mezzo. Esatto. E ci sono i francesi che si erano avanti, i francesi, devo scegliere oppure se proiettare il sedile tipo hai una Fiat. E mi rendo conto che siccome non ce la faccio, ho una Duna. Siccome non ce la faccio, faccio lo stesso partire il meccanismo, ma mi piego solo di lato e faccio in modo che il meccanismo incastri il bastone, quindi che parta esattamente mentre sta passando il bastone e lo incastri, perché il bastone non è perfettamente liscio, ma in fondo è una roba così. No, è perfettamente liscio, ma si incastra lo stesso nella tua macchina. Ci ho provato, ma si incastra lo stesso. Certo, e tutti i meccanismi che hai, vuoi che non si incastri in qualche ingranaggio. I ventini che brancano. Qualche ingranaggio in qualcosa. Esatto. Ti prendi. Mi prendo. Quanto sei in questa cosa qui? Ti prendi 3 arm. Però, ripensandoci, ma ripensandoci sti cazzi. Beh, però adesso. Però c'è l'opening, esatto. Perché adesso lui è bloccato, giusto? È lassù col suo bastone in mano, bloccato lì. Non c'è più la necessità dell'oli perché ha cambiato forma. E allora quello che faccio io, dopo aver visto che il mio sangue brucia come la mia passione per la verità e la giustizia, è tagliargli di più la mano, mettergli la mano sulla bocca e fargli inghiottire il mio sangue in modo lui che su in alto, però uso la frusta per raggiungerlo. Faccio un doppio salto in alto. Esatto. Ma puoi sfruttare il bastone per salire da lui anche. Poi con la frusta puoi andare su tranquillamente. Era più divertente fare il doppio salto? Come nei videogiochi, siccome in Castlevania. Ok? Hop, salto da lui e a questo punto gli riverso il mio sangue in bocca, gliela chiudo. Con una frase d'effetto tipo: secondo me lo tiri con sulfur. La parola del Signore purificherà questa immonda creatura. Sei d'accordo? Con sulfur? Sì, perché usi Sorcery of Sacrifice. Ho 0. Però ho comunque il vantaggio perché prima l'ho colpito. Quindi ah, ok. So prima, non lo posso aiutare, no. Perché... Beh, comunque un 9. Ok. Ma strano, non è 12. Non è Iron. Prendo anche una contaminazione perché ho usato il sangue effettivamente per fargli male. Nel momento in cui il tuo sangue benedetto entra in contatto con la sua bocca, la tua mano sulla bocca blocca un urlo di terrore e di dolore che sta provando. E attraverso il suo corpo si apre, come se fosse squassato da qualcosa all'interno, la tua luce esce fuori da questo taglio che ha in mezzo al corpo, si apre e sparisce e svanisce.
Mentre lo fa, questa nebbiolina, questa cosa qua, tu sei lì vicino, ti entra nelle narici e senti un fortissimo mal di testa che ti colpisce, come se qualcuno avesse stretto il retro dei tuoi bulbi oculari. Ti prendi 3 arma. Fa male questo tizio. Ma come sembra messo adesso? È in forma gassosa, è morto. È morto? Mm-hmm. Ah, ok. Era da 3. Il bastone c'è ancora? No, il bastone è scomparso, evaporato, esattamente come lui. L'aveva chiamato lui facendo col braccio e chiamando il... Ok. Praticamente andando a condensare tutte le particelle di nero dorato. Esatto. Beh, allora io mi sprimaccio il pelo, guardo un po'. Beh, ce la siamo cavata bene, no? Parla per te. Sicuramente ha donato poco meglio di te. Tutto come nei piani. Adesso... Tutto con i piani, cosa se non ero io a spingere la boccetta tra i piedi della contessa? Non sto parlando con gli altri. Tutto bene, adesso scendo da qui e vi do una mano con tutte le cose che siamo. Siamo sani? Io sto benissimo, un po' di bruciatura. Che strana questa stanza, non era segnata sulla mappa. Giusto, da qui. E Tisabris com'è che messo? È morto. No, in un'altra stanza. È no. Sparito. Vedete che c'è questo buco nel muro, mm-hmm. dove è stato scaraventato. Ditemi voi cosa fate. Ah, beh, io sto, mi sto abbastanza bene, vado a vedere nel buco. Dimmi, dopo. Nel momento in cui fai per toccare il muro per andare, non farglielo toccare, non toccarlo, stavo annusando, non fargli inalare quella roba, meglio non annusarla. Aspetta, fa fare a me, dammi una cosa mano. Vuoi fare? Distillarla una boccetta, voglio usare Miracle of Science. Ok, quando studio, seziono o faccio qualcosa a un accolito sconfitto, creo un organ. Un organ è una cosa che posso usare dopo per fare una pozione magica, aumentarmi il sangue di uno, fare un po' di cose. È una mossa proprio. È completamente evaporato, non c'è più nulla dell'accolito. Potremmo distillare. Però tu... Io ho qualcosa dell'accolito. Sputa! Un piede. Un piede sostituisce la mano. Esatto, visto che lei ha tagliato le caviglie. Ci andiamo avanti, più diventa no, metallo. No, credo che sia... Inizio a cercare di vomitare. Sputa qui. Io vorrei fare una cosa a Dimmi. Questo punto. Ho un... E ne terrò un po' per me, sappilo, perché anch'io posso fare delle cose dell'accolito. Ma anch'io posso fare... Tu dovresti avere una cosa. Ah no, era lui. Io ho una roba che quando sconfiggiamo un nemico, sì, è la mossa posso, che hai preso. Posso prendere il suo spirito, Rollando Sulfur. Una hit, se ho una hit guadagno una delle sue abilità, se no lui mi possiede. Oh, bello! Sì, dai, proviamo. Ok. Un servitore del reggente, lui. E l'unica cosa che puoi farlo però è attraverso lui, perché non c'è più niente del reggente. Sì, infatti, volevo proprio andare lì. Vabbè, io divento un po'... Diventi il tuo vomito è a tutto un tratto estremamente... No, io vorrei respirare il suo respiro per prendere la fiatella. Damiano è scomparsa quando è morto l'accolito. Intanto vi dirò anche un'altra cosa, che abbiamo sconfitto l'accolito, quindi mentre cerchiamo di tirare fuori il mio cervelletto con le cose, prendetevi una aggiuntata di uno il covenant, e soprattutto possiamo alzare Blood se vogliamo. Alzo Blood. Interessante. Blood va a 1 e quindi io mi attivo. Blood va a 2, io prendo voce del comando perché quello che mi è rimasto dentro dell'accolito è la sua voce. E intanto... Vai! Quindi respirami un po' dopo.
7 e 8. Bene, quindi successo, ma esatto. Una 7-9. Io marco una contaminazione e lui mi taints. Che... Allora, ti accorgi che non puoi prendere, c'è troppo poco materiale organico per riuscire a... Però riesco a prenderlo, cioè giusto? Ti accorgi che c'è troppo poco materiale organico per riuscire a, a prendere il suo potere, ma hai la possibilità di prendere questa piccola quantità che è rimasta, che era rimasta nel suo cervello, per poterla dare a lui. Ok. E perché lui, tu mi stai dicendo che la vorresti? Cioè, come faccio io a dire che lui la vuole? Io posso farci della roba interessante, la posso distillare in qualcosa di utile per noi. Prima mi hai aiutato con l'acqua purissima, quindi... porgimi una boccetta. Sì. Avvicino la bocca e ti soffio nella boccetta quello che ho preso da lui. La tappo subito. E... è un bacio in diretta. Esatto, è per quello, è preziosissimo. Non so. E in realtà, come si dice, mi metto subito a trafficare, tiro fuori degli alambicchi, buco il tappo di sughero che c'è sopra, lo collego con dei, a dei cubicini di vetro che lo distilleranno in chissà che cosa, e appunto creo un organ. Io lo posso usare, lo dico a voi, per rimuovere una wound minore o maggiore, possiamo unirla con un'arma e gli diamo un nuovo perk a quell'arma lì. Posso aumentare il blood di uno, di qualcuno, mio compreso, oppure posso usarlo per ispirare noi curandoci 4 arm e or rejuvenating any wraiths, che non so che cazzo voglia dire. Ringiovanire gli spettri, sai quando gli spettri che ti aiutano? Che tiri su, sì. No, perché non ce l'avate. Quando qualcuno ti aiuta e non è lì o è morto, evochi il suo spettro che ha 2 ferite. E quindi posso, certo, lo posso. Ma il fatto di rilasciare lo spirito a me costa una contaminazione, teoricamente. Vale? No. Volevo andare a 2 di blood. Ah, però sono a 1, quindi devo scegliere comunque qualcosa. Ah. Sì. Posso farmi crescere delle braccia in più? Oh! Eh sì, perché io sono... Vabbè, ci penso, intanto andiamo avanti. Avete preso tutti i blood? Sì. Ogni tanto salta l'audio, io vi seguo e lo rimetto quando salta, sapevatelo? Non è un problema. C'è la stanza che è vuota, c'è questo buco sulla parete, è crollato un pezzo di parete, vedete che c'è una cosa, un velo nero su questa parete di mattoni. Oltre questo velo nero è finito il vostro compagno esploratore. Ma quindi tu hai fatto qualcosa per guardare? Tu mi hai detto fermati, e poi mi hai detto di fermarmi, quindi? Lo hai fatto. Perché? Era pericoloso. Perché c'è? Ma vedi, nella stanza dobbiamo Tisabris, dobbiamo salvarlo. Ma non vorrei... funziona lo spazio-tempo lì dentro, potreste finire chissà dove, chissà quando. Potremmo finire chissà dove, chissà quando lì dentro. Perché... Sì, ma non ripetere quello che ti dico io. Non dovrei ripetere quello che dicevo. È una stanza dove... No, nel senso, non continuare a ripetere quello che stavi dicendo. Dovrebbe essere una stanza, devo farlo, non c'è. Non c'è qua sulla mappa, perché non c'è? Perché non funziona lo spazio-tempo lì dentro. Potremmo finire, cioè quella roba che ho detto prima, che non devo ripetere, che non devi... Quello. Quindi c'è una stanza. Cosa stai facendo? È nello spazio-tempo, non posso segnarla, e c'è dentro Tisabris. Tisabris come si sentirebbe nel poter essere lasciato in una stanza che è nello spazio-tempo? Beh, possiamo trovarlo in altri modi.
in un altro tempo. Aspetta, aspetta, lo so io. Lo so io come possiamo. Buttacela dentro. Lasciami consultare con le mie conoscenze profondissime. Vado in un angolo, proprio angolo della stanza, contro al muro, e dico: senti, adesso io e te dobbiamo parlare e faccio spettral knowledge. Dobbiamo pure recuperarlo. Perché così, in qualche modo così strano? Intanto, il signor sottile. Credo che ce l'hai buttata dentro. Siano due signori sottili. Chi era quello di anche lui ha un po' spazio-tempo, sai? Glass, ok. Credo. Uno e uno. Bene, siete molto d'accordo. Però in questo zero, quindi ho fatto due. Lo sapevo. State perdendo tempo. Mi volto e dico: stiamo perdendo tempo. È il caso di rischiare. Sentite lo stesso effetto che avete sentito quella volta dentro la locanda. Dong. Dong. Se davvero c'è lo spazio-tempo lì dentro, ritroveremo Tisabri in un altro posto. Andiamo via. Giusto, era quello che ha detto lei. Quello che avrei detto io. Ma quindi, perché tanto vuol dire che non è più là. Mentre loro perdono tempo a parlare dello spazio-tempo, le cose, il metaverso, tutto il resto, e dei bitcoin, io cerco invece di sistemarmi un pochino, quindi metto da parte... tiro fuori le bende, le varie cose che ho, e cerco di fasciarmi un pochino, perché se no non andiamo da nessuna parte. Che non è una cattiva idea nella vita. Siete voi che continuate a perdere tempo, io faccio shelter perché cerco di... Fai shelter o... Ti curi? No. Tieni conto che è un safe camp, lo so, ma io non voglio fare un safe camp. Basta. Voglio fare shelter per me, perché loro si stanno facendo i cazzi. No, perché facciamo un safe camp allora, visto che ci siamo? Dovevate pensarci prima. Facendo. Io sto facendo questo e ho fatto 10. Che cazzo. Mo fai 10 adesso che non ci siamo. 10? No, lui ha sempre fatto alto, sono io che... Io mi sento... Ok. Preso male... E mentre... Allora, loro stanno facendo delle altre cose. Io dici che stai cercando di mettere a posto qualcosa o... No, quando io avrò fatto le cose per me, gli dirò qualcosa. Che anche loro possono fare qualcosa. Esatto. Hai fatto 10? Ho fatto 10. Ok. Cosa scegli tu? Di curarmi due ferite. Ok, perfetto. Cioè due arma. Perciò scegli a una, giusto? Sì. E se avete finito di blaterare, io qui ho preparato della roba per riprenderci e andare avanti, perché stiamo effettivamente perdendo tempo. Grazie, Bartosz. Ha ragione. E vorrei. Mi fermo anch'io, perché il bastone mi aveva preso, quindi ho uno squarcio sul fianco e mi fermo anch'io. Tu cosa scegli? Shelter sempre. Sì. Mm-hmm. Quando lui fa shelter, ognuno sceglie una cosa. Ah, quella roba lì che io mi curo, io ti curo, tu mi curi. Sì. Lo possiamo fare. Sì, perché non ce lo possiamo fare a noi stessi, giusto? Però io posso di nuovo darti tutto quello che ti serve per curarti e il contrario, perché anch'io tu invece ti puoi curare perché avevi la mossa, giusto? No, è che mi ero dimenticato che non potevo curare me stesso, quindi stavo andando a curare. Allora smettiamola di romperci. Smettiamola di rompere le palle, esatto. Facciamo qualcosa di utile. E allora io curo te che cura lui, che cura lei. Ognuno si recupera due punti feriti. Esatto, sì. E allora io torno. E un'altra cosa che faccio prima di andare via... come si dice, dato che è praticamente il suo bacio rubato e non resisto, apro la boccetta, super creepy, lo sniffo, e quello che succede è che mi si alza il blood di uno, perché era un organ, e prendo medium. Questa cosa. Sì. Io penso che sei a blood 2. Sì. Io penso che a blood 4, lo so. Io incoraggerò un altro esploratore e in modo da prendere vantaggio. Cioè, in realtà ce l'ho già vantaggio, però glielo darò. Allora, chi cura chi allora? Perché credevo allora, vi curasse tutti a... No, io ho bisogno di curarmi. Allora ci curiamo. Voi tre vi curate, perfetto. Tu invece? Io faccio la cosa di incoraggiare un altro esploratore per prendere vantaggio. Ok, chi incoraggi? Incoraggio lui. E cosa gli dici? Come fai a incoraggiarlo? Praticamente, io sono abbastanza a posto di mio, sto ancora guardando in giro, mi avvicino, vedo che lui sta sniffando dalla boccetta e dico: dovresti, sai cosa gli piace? Non ti sento, scusa. Aspetta, sai cosa le piace? Una bella boccetta d'olio per oliare i suoi ingranaggi.
questa dovrebbe fungere da incoraggiamento. Sì, incoraggiamento. È un grosso incoraggiamento. È un grosso incoraggiamento, perché sai, in questo momento sei veramente secondo me, secondo anche me, anche la donna Topo si è accorta che ti piace la Duca. Sono stupido e inutile. Marchesa. La Marchesa. Perché continuo a parlare con te. Devo... parlare di più con la donna Topo. Devi fare qualcosa. E facciamo qualcosa. Non con te questa volta. Io prendo, come si dice, mi alzo, pronuncio delle parole in una lingua che non so di conoscere. A caso. Esatto. Mi marco una contamination e con Medium, che è il mio nuovo blood gift, evoco... allora, io posso evocare lo spirito di un posto, ok? Un morto o un imp, un serafino di natura inferiore, che all'inizio non sarà ostile, collaborerà all'inizio. Ok, io e poi farai uno uno. Voglio parlare con lo spirito del luogo che c'è oltre, del luogo che c'è oltre questa cortina nerastra, per capire dove cavolo andiamo. Senti un sacco di voci, ok? Un sacco di voci diverse nei toni, nel linguaggio, nell'inflessione, nel tipo di... Lo sentono anche loro, perché io lo evoco proprio, cioè nel senso è uno spirito... Sentite tutte queste voci differenti e che dicono cose differenti e che voi capite soltanto quello che riuscite a capire in base alle vostre conoscenze linguistiche. Ok. Ma sentite... quindi dall'altra parte Babele, c'era qualunque, non sappiamo dove finire. Una torre di Babele, eccetera. Mentre senti questo, senti una vocina particolarmente odiosa, mm-hmm, che ti dice: invece di chiedere agli altri, basta mai chiedere a me. Senti, ma chiedili cosa c'è al terzo piano, che qua... Te l'ho chiesto. Quarto piano? Non a te. Con chi sta parlando? Non lo so. Mi sente? Sto parlando a sé. Mi sente la donna? No. Non è che ha quelle orecchie lì che sente. Comunque te l'ho chiesto prima, quando eravamo nell'angolo. Quando io ero nell'angolo, non fateci caso. Non mi hai detto niente. Hai detto: stiamo perdendo tempo, ding dong. Non mi dai il tempo di parlare, non mi dai il tempo, sei sempre di che blattere. E allora parla. Va bene. Non tu. Muovi l'ultima armatura. Vado verso l'ultima armatura e comincio ad armeggiarci, non so. Cosa devo fare? Alzo il braccio, abbasso, tiro, che cosa? Mentre la giri, okay, ruota al il basamento ruota e fa intravedere una scala a chiocciola che scende verso il basso. Ah, vedi? Ma dai, non era poi così del tutto basso. Esatto. Bastava andare qui. Pensavo stessi cercando di trovare conforto in un'armatura. Si somiglia un po', giustamente. È tutta di metallo. Insomma, era qua. Queste non fateci caso, sono le mie tecniche meditative, se me le insegnano in famiglia quando, mentre fanno tattiche tatuaggi. Meditative. Zitto. Adesso sono una tattica meditativa. Zitto. Andiamo? Bellissimo, lo segnerò qua sulla mappa. Sei sempre in tempo a buttare la donna Topo di là di fare le mappe. Sì, sto pensando se smettere di mandare la diretta e terminare solo la registrazione. Potrebbe ma essere. Ma forse ce l'abbiamo fatta a tornare online. Questo sto dicendo. Sapevo che avresti avuto la risposta, amico mio. Oh, anche lui usa terminologia arcana. Finalmente qualcuno mi capisce. Bartosz, possiamo chiocciolare. Non so cosa voglia dire, andiamo, stiamo perdendo tempo. C'è una scala chiocciola. Perfetto. Possiamo andarci. Andiamoci. E lascio andare avanti voi, perché sono terrorizzato. Chi va via per primo? Donna. La donna Topo. Vado io, perché sicuramente ho nei miei vari mappari... Tira. Allora, io ho ancora un vantaggio che posso sfruttare dall'altra volta. Quindi... Per navigare dentro al... Yes, quindi è travel. Senza... Esatto. Tu sei ban. Io sono ban. Ok. Andiamo! Dov'è il terzo dado? Andiamo! Ho ancora un vantaggio da sfruttare io! Devi rotolare finché non si ferma. Quindi si aggiunge Blood, io ne ho due di Blood. La madonna! Vabbè dai, hai fatto 13. 10 più, andiamo dove voglio io, voglio andare in un bar. A vivere in campagna. In bar. Appena scendi
nella scala a chiocciola. Sì. Arrivata in fondo, vedi, percepisci più che vedere, mm-hmm. un odore di corpi umani. Odore di deiezioni, odore di sudore, odore si era il fumetto, no? Odore di sangue, e veramente come se ci fosse, come entrare in una stalla di esseri umani. È pieno di fumetto. Oh, ok. La stanza è completamente buia, ma percepisci che sia grandissima. Ok, ma sono vive queste cose o sono cose morte? No, no, tu senti odore, odore di umanità. Sì, umanità. Ma umanità segregata. Segregata. Okay. Quindi ci sono anche suoni? O soltanto... Non senti nulla in questo momento. Senti, respiri, senti respiri affannosi, senti... Ok. È come se... È presente la sensazione quando entri in una stanza e tutti trattengono il fiato? Mm. Ok. Terrore. Ah, va bene. Io vorrei far luce. È buio sotto? Sì. Vorrei far luce perché mi sono segnata secoli fa dei cristalli che si illuminano come candele. Quindi e illumina l'alberello. Esatto, tiro fuori. E non rave party subito. Distribuisco i click. Se volete ci sono anche i bracciali che sono... se li unisci insieme, esatto, se unisci insieme può fare la coroncina, bellissimo, ed è subito techno viking comunque. Vai, esatto. Distribuisco pezzettini di ferro della mia armatura che si illuminano come se fossero fosforescenti. Io lo inserisco nella spada frusta perché non è la prima volta che me ne da uno, esatto. Quindi ho lo spazio apposta per attaccarcelo. È fatto apposta. Quello che riuscite a vedere, perché non sono tipo delle torce che fanno chissà quale luce, hanno una luce, ma vedete una massa di corpi coricati, di quelli che dovrebbero essere uomini, donne, bambini, tutti ammassati in questo pavimento. Voi in realtà quando siete arrivati siete leggermente sopraelevati, come se ci fosse una vasca più bassa, la stanza fosse più in basso, e vedete, dicevo voi, e i primi occhi che si aprono, vedete questi bulbi bianchi che vi guardano, fu un misto di terrore e di raccapriccio, sono occhi terrorizzati. Non vogliamo farvi del male. In che lingua lo dici? Nella mia, in realtà, cioè nel senso. Che? Ma che ne so, non mi ricordo. Che lingua usiamo quando parliamo? Sei sottile, sei italiano. Ah, giusto, esatto. In italiano. È vero, l'italiano. In che lingua parlate fra di voi? In latino, perché è la lingua della chiesa. In tedesco, parleremo in tedesco, sì, sotto sacro, sì. Ma in vero. Anche perché, vabbè, io parlo in latino perché... Anche perché io ho abitato qui. Io parlo in latino un bel po', ho abitato qui per un bel po', quindi in realtà parlo in tedesco. Cioè, sì. Tedesco. In tedesco, in boemo. Sì. Ok. I primi che sono lì sembrano ritrarsi e ammassarsi ancora di più gli uni e gli altri per allontanarsi da voi. Provo in italiano, gli dico, mi capite? No, cioè nel senso... Hanno capito. Potrebbero aver capito, ma sono veramente terrorizzati. Ok. Sono legati? Sono incatenati? Possono muoversi? Sono legati. Sono legati. Ah, sono legati. Ok. Hanno le mani legate. Beh, io vado dal primo che è vicino a me, però che non è che sono rassicurante. Ti mangio la faccia. Un'enorme pantegana che ti arriva. Esatto, ovviamente ce ne sono altri più piccoli che li stanno già mangiucchiando. Vado lì e cerco di capire un po' come... Cioè, prendendolo anche alla brutto, cioè nel senso che se ne frega se è terrorizzato. Non portarmi via. Cioè, cerco di guardare come è legato, se posso slegarlo. È legato con una corda... Oh, allora lo slego. Non so neanche di ascoltare. Cosa vuoi farmi? Non portarmi via. Non portarmi. Chi siete?
Chi siete voi? Noi non siamo di questo castello. Stiamo arrivando per sventare questo male. Questo direbbe. Sentite lui. Una voce che arriva da un lato della stanza. Chi siete? Una voce la sentite, non è terrorizzata come le altre, non è preoccupata, è una voce imponente, una voce... Siamo coloro che porranno fine a tutto questo. Questa violenza, a questi orrori. Vi manda l'imperatore? Ah, no, l'imperatore no, frequenta... No, decisamente no. Anzi, l'imperatore frequenta cattive compagnie, ci è stato detto. L'imperatore è buono. L'imperatore ci ha sempre supportato. Chi sei tu? Allora sì, siamo con l'imperatore. Chi sei tu? Sono capo di questa comunità di derelitti. Sono il rabbino Love. Beh, non è che hai fatto qualcosa di buono. Siete qui. Chi vi ha portato qui? I soldati. Dovreste andarvene. E per chi lavorano i soldati, rabbino Love? Non per l'imperatore. Rodolfo non è così, ci ha sempre permesso di... Liberateci! Certo. Non perdiamoci in chiacchiere. Sì, ci mettiamo a liberarli. Dai, sì. Io mi metto a liberarli, figurati. Berni, vai a liberarli. Hai un coltello? Certo, avrò un coltello. Non ho un coltello. Comincia da coltellare tutti. Mi libero le vostre spoglie mortali. Ah. Berni è pazzo. Avrò una robina. È pazzo di generazioni. Sì. La sua famiglia è matta. Vai. Era rosco. Quindi non ho capito, all'ordine di chi sono questi soldati? Voce misteriosa. Liberatemi, che almeno non sono voce misteriosa. Ho detto che sono Rabbino Love. Vabbè, Rabbino Love. Agli ordini di chi sono i mentre soldati? Li liberiamo. Sì, esatto, mentre li liberiamo. Alle catene lui. È incatenato al muro. Le sciolgo con le pozioni alchimiche. mentre sciolgo, facendo attenzione, gli dico... Rabbino, i soldati lavorano per l'imperatore. Tu non sei un boemo. E beh? Volevi anche essere salvato dal boemo? No, tu non sei un boemo. No, io sono italiano di origine. Ti mi lascio in tedesco un rabbino. Gli italiani sei del papato? Rabbino, hai un po' cacato il cazzo. Non sei nella condizione di fare domande. Ti stiamo liberando e ti stiamo dicendo che l'imperatore ha la mente avvelenata da un consigliere che sta facendo tutto questo. Quindi adesso puoi continuare a fare domande del cazzo oppure farti aiutare e dirci nello specifico cosa è successo fino a quando siete portati qui. Ci hanno preso. Ma chi? I soldati di chi? I soldati dell'imperatore, ma lui è stronzo e quindi non capisce un cazzo. L'imperatore ci ha sempre permesso di vivere tranquilli. Fino a quando è successo? È arrivato questo cartomante astrologo che più neanche mi... John Dee. Sì, ecco. Uccideremo anche John lui. Dee. Ci stanno portando via tutto loro, tutto e anche la nostra libertà. Stiamo cercando proprio la vostra libertà è ripristinata, ora dovete cavarvela di vostro per uscire da quella parte. Esatto, da quella libero parte. È una vocale, sì. Sì. Anche quella, muovetevi prima che arrivi qualcun altro. No. Ricordate che è stato il sangue di Cristo a purificare la strada per voi. Beh, vado oltre perché mi stava già per imbattere. John veramente John D. No, per me Bartosz e Bartosz male. Beh, fin qua d'accordo, arrivederci. Niente, non c'è un cazzo. Non si tira fuori un ragno dal buco. Ti guarda e mi ricorderò di te. Non capito se è una buona, non so se è, non sono sicuro che sia una buona cosa. Vedi che ti prende, ti abbraccia, ok, esplode. Oh no, inizia a stringere. È un lottatore di wrestling rabbino. In realtà è un golem. E state davvero andando a liberare la città da questa piaga? Non siamo qui per una città di piacere. Io veramente sono qua per mappare il castello. Pensavo fossi qui per tuo fratello. Anche. E tu? Aiuti
chi ha ucciso Gesù Cristo? Non mi interessa chi l'ha ucciso, lui è morto per noi lo stesso. Oh, si no, gira verso di te e, si abbra- e ti abbraccia. Okay. Io non l'abbraccio però. No, a me però non lui, sì, sì, stai lì fermo. Un po' imbarazzato anche. E intanto gli altri stanno... lui sta dicendo, lui si gira, dice altri tre o quattro persone, iniziate a metterli in fila, a guidarli fuori. Andate verso ovest e cercate le terre della Marchesa di Ischl, sono io, lì vi terranno al sicuro, se a Praga non siete al sicuro. Okay? In questo momento no. Andate verso ovest allora, in Germania. Non so se ci stiamo già. No. Alsazia! Andate verso. Morena! Andate a fanculo! Dove c'è casa? Andate mia. Verso l'Austria! L'Austria era tutta. L'Austria, no? L'Austria era tutta l'Europa. Esatto. Perché andate... io sono messer sottile. E... così mi chiamano. Vedi che si avvicina. In un angolo ci sono dei secchi. Che era tutta l'acqua che avevano a disposizione. Okay. Poteva essere peggio. Sì, sì, esatto. Li prendono, li prende, li rovescia per terra e vedi che inizia a disegnare una forma nel fango che ha creato. Mm-hmm. Una forma di dimensione umana e gira intorno a questa forma per sette volte, recitando, salmodiando qualcosa, si ferma, fa un segno sulla fronte di questa figura, oh, e tutto un tratto inizia a brillare di rosso come se stesse andando a fuoco questa figura, diventa rosso incandescente e poi si smorza. Lui gira intorno ancora sette volte, sempre salmodiando, e non si sa per quale motivo, non sa come sia possibile. Vedete questa figura? Abbiamo un golem. Emerge. Lasciate che vi accompagni. Domanda, lei poteva fare questa cosa anche prima? Era incatenato, come fa? A sette giri. Non me l'hanno fatto fare. Ma potevo farlo piccoli. C'è la figurina. Cosa? Sì, l'omino figa di un golem. Bano, comincio a empatizzare con i rabbini. L'omino di Pani Zenzer, presente sulla discesa. Tutti bastardi! Bastardi, lasciateli stare! Però magari ti aiutare. Sono abbastanza piccolo. I need a hero! La leggenda vuole che anche il mio antenato potesse fare delle cose di questo genere. Con i cadaveri. L'importante è affrettarsi. Bello specificare. Sì. L'importante è affrettarsi. Vuoi seguirci tu o ci segue lui? Lui. Ah, meglio lui. Tu devi guidare. Guarda se parla con te, perché è quello con cui ha avuto sì, il... Sì, sì. La vedi la scritta sulla fronte? Mm-hmm. Quando inizierà a diventare incontrollabile, cancella la prima lettera. Ok. Si è venuto in mente la cosa stupidissima, è scemo chi te. Wow, momenti di altissimo umorismo proprio. Perché ho il livello di un to, cioè, ho il livello di un to. Va bene, me lo provvederò io. Grazie rabbino, io prego rabbino, andate. No, grazie a voi. Beh, la marchesa soprattutto che vi ha offerto ospitalità. Salvate l'imperatore. Ci proveremo. Nel nome di Cristo. Beh, salviamo l'anima poi, Massimo. Salviamo solo l'anima. Se deve andare, l'unica cosa che... che conta, lo sappiamo, andiamo via. Le discussioni teologiche... Beh, d'accordo. E andiamo. Andiamo. Io in fondo alla stanza c'è un'inferriata. Vediamo. Chiedo al golem. Scarica questa inferriata per noi.
Guarda, mi ha detto che ci segue, non che fa quello che gli chiediamo. Lui ci segue. Ci ha fatto lo stalker dalla Creta, che cazzo è? Servirà qualcosa sto cazzo di gole? Ah no, aspetta. Dillo in tedesco. No, mi ricordo come si faceva. Aspetta, le dicevano così. Provo a scrivere, scardina la grata su un fogliettino, lo arrotolo e glielo metto in bocca. Il prossimo dove glielo metti? Nel culo? Senti, se sai qualcosa, ricomincio a parlare da solo, se sai qualcosa è meglio che me lo dici direttamente, perché io non faccio una bella figura, continuare a chiederti. Non credo che parli. Fai una bella golem. Figura. Non sto parlando con voi. I golem proteggono, non eseguono i tuoi ordini. Me la ricordavo di la posso scardinare io la cosa. Ti do il foglietto. Esatto. Il bigliettino. No, volevo fare questo. Ancora sporco di golem, tra l'altro. Di golem. Dicevamo la fango. L'abbiamo fatto con il fango. Con l'acqua che c'era nei secchi. Sì. Doppio. Va bene, io apro. Apro l'inferiata, sì, la scardino. Faccio Bend Barleaf Gates. Advanced Dungeons and Dragons. È 12 per fare Exploration, Travel the Labyrinth. Quanto hai fatto, scusa? 12. 12. È il mio numero stasera. Sì, decisamente. È meglio che due. Minchia, meno male, esatto. Avete due prese, ricordatevelo. Scardi nella grata, che si abbatte, e vedi che c'è un passaggio molto umido che corre. È un'idea geniale. Golem, proteggimi dalla grata. Ah, mi fa male, mi sta facendo male la grata, vedi? Ah, grata cattiva. C'è un camminamento molto umido che va in direzione. Un camminamento. Mi pensavi che fosse molto umido. Cambiamento. La senti l'amore di Dio? È molto umido. Vabbè. Metallo proprio così. È come se piovesse proprio. Appena arrivato a metallo come se piovesse. A pioggia. Sarà Mercurio. Probabile. Mercurio che va verso nord-ovest e c'è questo camminamento che si inerpica. Io, essendo assolutamente privo di senso dell'orientamento, vedo che c'è un camminamento. Vado. Proseguiamo. Ovunque sia. Sì. Mentre vai avanti, il corridoio si allarga. E vedi sul soffitto, stavolta ci sono le torce, ed è una cosa diversa rispetto a fino a questo momento che non c'erano ancora state, e vedi che c'è una specie di turbine, al contrario, di acqua. Perciò l'acqua non scende, ma sale. Viene tirata su. Quale empio spirito sta rivoltando le leggi di Nostro Signore? Per me se ci buttiamo dentro andiamo su. Cos'è questa tendenza a buttarti dentro a tutte le cose? Buttacela, è la volta buona, buttaci almeno la spianata di stronzate. Insomma, è una tecnica, cioè non hai perso l'occasione col buco, hai perso l'occasione col... Non te lo dico una terza volta. Cominci ad avere ragione. È un topo! No, Banu, aspetta, prima di fare cose avventate. Esatto, avventate, sì. Buttiamo dentro qualcosa e vediamo dove va. Il golem. Ma non sapremo dove va. No, però se buttiamo dentro qualcosa di rumoroso, magari sentiamo fa clang 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 clang. Provo a attingere a... Questo è l'uovo di potere, questa potrei fare a drink. Sì, è l'uovo di potere. Provo a controllarla io. Prendo alcune boccette, effettivamente ci verso dentro, nel senso proprio... Lancio il liquido in modo che a gocce finisca dentro e venga esattamente che va su. E dato che sono delle sostanze che io conosco molto bene, cerco
di allinearmi con esse per capire che genere di percorso fanno e attingere al potere del castello. Bene, io. Drink tip. Sì. Drink tip. Non so perché, anzi, devo marcare le cose, sono troppi fogli. Eccolo qua. Ah, giusto, giusto. Con perché sulfur. Mark. Con sulfur. Posso aspetta, possiamo io. No. Se avete il Covenant. Non ce l'ho. Io. Io sì. Ma non ti sei offerto di farlo. Anche perché non voglio aiutarti a fare questa cosa. Assolutamente sì. Anche perché è una cosa contro le leggi di nostro signore, perciò. Allora, vediamo se tiro. Sti dadi hanno fatto 1-1. Vuoi usare questi? 2-3. No, continuo a usare questi perché. Prima o poi si scaricano. Esatto. Sì, sì, certo. La statistica c'è. 5-11. Più 2, 13 ho fatto. Più di 12. Allora, prova a propormi tu l'incantesimo e poi te lo propongo io, se non mi piace. Ascensore, ascensore. No. Lievitazione. Lancio delle ossa di scheletro. Creazione di golem d'acqua. No, io... Scusate il silenzio prolungato. Tartarughe vorrei... mutanti ninja. È una fogna. Visione del raggi X. Beh, visione oltre muri. Ti dico il mio? Sì. Bene. Lanciando l'incantesimo, crei un vortice d'acqua che crea una colonna, tipo una colonna di fuoco, però d'acqua, che va a colpire la persona sottostante. Io pensavo a una cosa un po' più colorita. Posso, dato che questa connessione l'ho trovata buttandoci dentro delle sostanze alchemiche, io vorrei poter distruggere le boccette che ho, ok? Per creare o uno spruzzo d'acqua, una corona, detta così suona male, uno spruzzo, dire, esatto, cioè nel senso per creare delle appunto colonne d'acqua che non sono tanto colonne di fuoco che danneggiano le persone, ma sono fondamentalmente quella sostanza lì che piove sulla persona. Va bene. Evviva. È più eclettico, posso mettere nelle boccette un sacco di robe. Ricordi che la prima volta non devi spendere niente, esatto. Perché hai fatto più di 10. Dimmi. Io invece che vedo le illusioni e le cose sovrannaturali per quello che sono, che cosa vedo di questa roba qua? Il gorgo che gira, sì? Questa colonna d'acqua col gorgo che gira, vedi che è modellata, loro non lo vedono, tu sì, da... Una specie di cuore nero ed oro fatto di quel materiale opaco, okay. Che pompando crea questo, questo vortice, questa colonna d'acqua che va su. Okay. È come se stesse prosciugando il sotto, sta attingendo dall'acqua nel sottosuolo per buttarla fuori. Ma io provo a fare anche Sea Clear per vedere un attimino, cioè nel senso, ok, c'è sta roba qua, ma che lo scopo, certo, cioè, se vederci chiaro per, esatto, capire, sì. E lo faccio con vantaggio sempre per questa roba qua. Che roba? È sempre per il mio potere, la mia mossa. True Sight. Esatto. Indaga il calippo del male. 10 più, ok, 10 2 12. Quindi 12. 12. Dimmi, scegliene 3. Addirittura 3. Sì. Allora, la prima cosa è se che cosa ci fanno qua gli nemici, cioè qual è lo scopo di sto posto. Fammi altre domande. Altre domande? C'è qualcosa di valore qui? Okay. E poi la terza è... Io tra queste devo scegliere, posso anche farne tra una? Queste. Tra queste. In che modo il... Posso avvicinarmi all'obiettivo? Posso avvicinarmi all'obiettivo? Ok. Utilizzando questa stanza a sto punto. Il tuo vedere, chiaro, vedere questo cuore, ti fa fare subito un collegamento mentale la palissiano. Sono 3 settimane che sta continuando a piovere. Oh, no, è vero, me l'ero dimenticato. E sicuramente stanno creando un circolo continuo, prelevando anche acqua dal sottosuolo per creare questa sezione. Sicuramente non è la sola
colonna d'acqua che c'è. Ah, ok. Perché non basterebbe, lo capisci tranquillamente, non basterebbe per far fare quello che sta facendo su, ma è un modo che stanno cercando per allagare il tutto. Ok, ok. Come ti può avvicinare al cosa? E l'altra era? È che se c'è qualcosa di valore. La cosa di valore che c'è in questo, in questa, in questa stanza è il fatto che tu sia riuscita a capire il meccanismo. Cioè adesso sai certo. perfettamente il motivo per il quale piove. Piove. Certo. Ok. Non è unica, ce ne saranno di più e hai questa informazione che è preziosissima. Tu sola rispetto a tutti gli altri sai il motivo per cui sta continuando a piovere okay. in maniera continuativa. Come ti avvicina all'obiettivo? Riuscendo a girarci intorno, stando molto rasenti ai muri, tu vedi quando il cuore palpita che dietro alla colonna d'acqua c'è il proseguo del camminamento. Ok. Ok. Però sarebbe pericoloso passarci in mezzo. Sì. Okay. Dobbiamo aspettare che si spenga. Sì. Quando pompe riuscire a passare vicino al... Perché tu lo vedi, gli altri vedono soltanto questa colonna d'acqua, ma tu vedi proprio i battiti di questo okay. di questa specie di cuore che quando batte, vedi che la colonna d'acqua sì. non è sempre uguale come per gli altri, per te, vedi che... Voglio provare a fare una cosa, io ho tra i vari blood gifts, ho l'occhio del caos, che praticamente è, con la mia visione, è essenzialmente il mio sguardo è un'arma. E volevo sì. quindi vorrei guardare questo cuore per utilizzare il mio potere per bloccarlo di più se la cosa può funzionare in modo che noi passiamo con più sicurezza. Non è detto che lo distruggo perché magari c'è tanto troppo potere. È una mossa di Blood che prevede un tiro o è un automatismo? Lui tutte le mosse dice di Blood. Che praticamente è un'arma, cioè il mio occhio è un'arma. E quest'arma qui mi piace anche se non è un nemico mi piace sì vai ok quindi io spiegami racconta bene cosa sì? fai allora è un'arma con ranged piercing sì, sì. e unstable allora sì sarebbe un'arma da usare solo sì, come sì, arma sì, però, sti cazzi. Però mi piace bello, l'idea che ha avuto di fermare questo cuore guardandolo male come una palermitana guardando male niente io praticamente vedete che mi giro attorno un pochettino a questa stanza capisco un po' e poi a un certo punto faccio uno sguardo tipo molto sottile molto accuminato la Blue Steel esatto una sorta di Blue Steel topesca e niente provo a fare questo tiro non so non c'è non, devi fare non c'è tiro ok allora, normalmente dovresti fare tiro perché se fai affrontare i minions oppure strike sì. con le cose assolutamente però beh, in questo caso lo guardo questo caso stiamo facendo soltanto fiction sì ok sì e ovviamente nel senso poi non potrei più utilizzarlo vabbè ma come funziona il tuo sguardo raccontami il mio sguardo c'è cioè questa cosa qui sì com'è un'arma raccontami allora. Come diventa un'arma. Essenzialmente quello che si vede è che è come lo sguardo del predatore, del topo che nel... Il topo noto predatore. Noto predatore. No, però aspetta, nell'oscurità, esatto, nell'oscurità e col crepuscolo si vede questa sorta di gli occhietti rossi dei topi che ti vogliono guardare in modo famelico, quindi si vede proprio per un attimo che questi miei occhietti diventano rossi, si illuminano un pochettino diventano un pochettino più predatori e quindi questa roba qui è come se fosse una sorta di effetto di sguardo di morte minaccia una minaccia okay. Fai brutto al cuore faccio insomma. Brutto li faccio brutto detto, non farò niente. Guarda che te ne penti no niente te ne penti poi te ne fatti capire e se poi te ne penti cerchi di capire esattamente il momento quando colpire questo cuore pulsante e gli fai brutto esattamente nel momento in cui hai capito come funziona. Il tuo rosso ti fa diventare rosso tutto il cuore e voi vedete tutto un tratto che la colonna inizia a rallentare, colonna d'acqua, rallenta, si ferma e tutto un tratto...
viene giù prendendovi e scaraventandovi in giro per la stanza. Cosa fate? Metto giù uno scappellino per il golem. Quanto è alta l'acqua? E proprio non è una questione di altezza quanto una profondità. È un'onda, cioè è un'ondata, cioè, sì, sì. Arriva giù, è come se fosse un'ondata di uno tsunami. È come se fosse un'ondata di uno tsunami. No, probabilmente quando si è posata arriverà al ginocchio. Che sì, facendo... l'ha spinto, probabilmente ci... Volevo farmi crescere le pinne e portarvi via. Però se non posso muovere, no. Porca miseria. Hai detto che ci sono delle torce. Sì, che nel momento in cui... No? Arriva l'acqua che si frange sul. Quindi, momento Indiana Jones con la frusta mi attacco a una delle torce. Ok, fammi flow like water. È ironico che sia flow like water per evitare l'acqua, però. Sì, acqua. Mercurio, meno uno. Ho deciso cosa farò. 8. 8. Prendi 1. Beh, non è una minaccia, non è più un problema. Ok, mentre lo fai, che ti attacchi, riesci a resistere a questa ondata di piena, ma è così forte che il polso a cui, col quale tieni la cosa ti si piega in maniera maldestra, ti fa una ferita. Dimmi. Io vorrei farmi crescere dei tentacoli per appoggiarmi a entrambe le pareti e fare una specie di diga mettendomi a valle rispetto a loro, in modo tale che rimaniamo tutti insieme. A monte. Se sei a valle, a valle rispetto a loro. Sei a monte rispetto a loro. No, a valle vuole fare da rete. Voglio fare da rete protettiva. Quindi ah, non davanti, non davanti per prenderti l'ondata e proteggere loro, ma dietro per prenderli. Esatto. Ok. Perché dopo è scontato che l'onda ormai ci abbia raggiunto più o meno. Okay. Però se invece ho tempo potrò fare. Beh. No, comunque no, vorrei fare da rete anche perché ho dei tentacoli. È una mossa che hai o è un flow like water? Allora, io ho la mossa di farmi crescere i tentacoli marcando contaminazione, però non è quella di bloccare l'acqua, quindi poi dovrò fare la mossa like di bloccare l'acqua. Perfetto, perciò tu crei questi tentacoli e fai flow like water. Esattamente. Allora, poi devo mettermi il secondo blood, intanto. 9 più mercurio 10. 10? Sì. Perfetto. 9 più mercurio 10. Perciò scegli. Non ho nessun'arma. Tu sei esattamente dove vuoi. Another Explorer, no. Another Explorer può essere solo uno, quindi no. Sì, no. No, sono esattamente dove ho bisogno di essere per riuscire a salvare tutti. Ok. Compreso lui se non riesce a tenersi. No, io non l'ho tenuto, mi sono solo fatto male al polso. Okay. Allora, voi due venite presi da lei, perciò non tirate flow like water perché lei vi... I miei tentacoli sono fatti di ferro. Ok. Perché anche ah, Dottor Octopus, esatto. Piacere. Esatto, perché niente, perché mi piacciono. L'acqua ovviamente dopo che ha colpito le pareti, spento le torce, tutto quanto si calma e vedete che piano piano scende esattamente dal buco da dove stava venendo su dalla terra. Tutto intorno a questo buco c'è un camminamento viscido e scivoloso, ma assolutamente, prestando attenzione, facilmente superabile. Scusate, non avevo immaginato che potesse fermarsi tutto all'improvviso. Non ho neanche capito cosa hai fatto. L'ho guardato male. Ok. Grande. Io ho fatto brutto. Questa cosa non te l'avevo mai vista fare. È nuova. Il castello, interessante. Comunque ce ne sono altri di questi. In giro. Probabilmente è la causa della pioggia che c'è fuori. Guardarne male altri, lo facciamo da fuori la stanza, magari. Sì. Però guardate, c'è la nostra via è lì, là sopra. Io nel frattempo guardo cosa sta facendo il reggente. Ok. Una televisione, la radiolina. Ha una mossa di. Poi una domanda di. Esatto. Di cosa? In bagno. Io mi concentro. Sto facendo le parole crociate. Mi concentro su. Crociate, reggente, giusto. Mi concentro sul rumore del sangue che batte in modo da entrare in sintonia con il sangue del castello e vedere dove sta reggendo. Vedi come. Hai presente le luci strobo in discoteca? Sì. Perché segui il battito del castello e vedi come se fosse il battito
della tua vista, cioè vedi a scatti questa figura sempre vestita di nero con i bordi dorati che sta dando degli ordini a un gruppo di esseri molto piccoli con delle maschere in faccia. Sulle maschere noti che ci sono i simboli alchemici: il sole, la luna, l'oro, l'argento. Su ogni maschera, poi sono anche maschere con simboli uguali eccetera, ma vedi che sono questi piccoli esseri stando gli ordini. Nel momento in cui lui finisce, questi esserini si disperdono ai 420. Sono alti più o meno un metro e dieci. Si riesce a vedere in faccia il reggente da dietro, adesso, sempre da dietro. Tu l'hai mai visto di prima? No, perché l'avevo visto da dietro. No, ma nella tua vita? Ah, no. No, mai. Sono un poveraccio della chiesa che solo la marchesa ha deciso di prendere sotto la sua ala per qualche motivo. Quel giorno non ho niente da fare. È comunque scelta, un motivo. Scelta sbagliata lo stesso. E beh, a questo punto ti chiedo se, a parte il segno sulla maschera, noto anche altre cose che riguardano quello stesso segno alchemico. Che ne so, lo gnomo del sole è vestito in maniera luminosa, mentre quello della luna è vestito... Sono tutti esattamente uguali. Sono tutti uguali. Vestiti esattamente uguali, hanno solo la maschera, l'uno diversa dall'altra. La maschera è nera, opaca, col simbolo ovviamente d'oro. Gli scagnozzi del reggente stanno venendo da noi. Affrettiamoci. Ce l'aspettavamo. Chi è che guida? Ma io potrei. Vuoi andare tu? Come si tira? Blood. Beh, sì, potrei. Vuoi fare? Ma sì, dai, Gesù! Qui puoi prendere contaminazione per avere il vantaggio. Sì, però sono già... Oddio, ma sì, perché no? È alla quarta che sale, vero? Alla terza. Alla terza sale. No, aspetta. Allora tira due danni. Uno e uno. Sei? No, sei e uno. Sei e uno, aspetta. Sette più due? Sì. Otto, giusto? Nove. Questa volta non sono stato io. Sette più due è otto. No, sette più due è nove. Roll per gioco ci fa notare che giustamente con un televisore sarebbe esattamente come lo stand di JoJo Hermit Purple. E Damiano giustamente diceva che con un golem, un tornado rotante, uno spirito, potevamo rifare Ghost. Esattamente, tornando che faceva girare il golem. My darling. Ed ero io che dietro ti aiutavo a modellare la creta. Che cosa romana. Una scena meravigliosa. Sì, sì. Anche una palletta spuntata, c'era la scena dove c'erano le mani e poi... Una palletta spuntata. Allora, io non mi ricordo che cazzo stavo facendo. So cosa stavo facendo, ma non mi ricordo. Oh, Travel the Labyrinth. Apri. Troppa roba. La porta? Sì. Ah, bello. C'è una porta? C'è una grata. Ah, la posso dire di vengere. Apri la grata che è apribile. Avanzi, trovi un'altra stanza che si apre e ti accorgi che è piena di non saprei neanche come definirli. Sono uno stuolo di gobbi. Nessun riferimento calcistico. Uno stuolo teatrale. Hanno una maglietta strisce bianco e nere, però tengono dei cartelli con i testi, delle parole che poi e che ognuno porta un sacco. Appena entri, che ti vedono, iniziano a scappare. Golden Axe. Pensavo di un altro videogioco quello. Scusate. Si girano verso di te. Salve. Fanno cadere i sacchi. Dal saio che hanno tirano fuori delle specie di globi. Oh, cazzo. E vedi che fanno
così per lanciarteli. Si chiama le golem. Cosa fai? Io voglio, dato che è una cosa che ho usato una volta sola e ha funzionato, io cerco di di terrorizzarli con l'incantesimo che avevo, come si dice, che avevo descritto l'altra volta. In realtà è comunque un face di horde, suppongo, boh, me lo dirai tu, però quello che succede è che sono piccoli, sono gobbi, io provo a diventare grosso e cattivo e fare in modo di, cioè, nella speranza che desistano e si diano la fuga. Ok, tira face the horde. 3 e 2 5 e face the horde un cazzo, aspetta. Iron 0 5, sì, lo so, sono troppe. 5. Ok. No, però aspetta, questo è un incantesimo. Però è sempre face di orde, sti cazzi. Hai fatto l'incantesimo, non ti è costato niente. Ah no, questa volta qua non ti costa niente quello delle cascate d'acqua. Questo mi devi dire cosa ti costa questo incantesimo. Secondo me potrebbe anche essere che... Però a sto punto la tiro con Sulfur. Però a sto punto la tiro con Sulfur. No. Beh, sì, a questo punto è Drink Deep. No, quello tiro su Iron. E allora non tu crei con l'incantesimo uno strumento per far sì che invece di affrontare una piccola parte del gruppo, li vuoi spaventare tutti. Sì. Ok? Face the Horde. Perciò tu crei, grazie, perché con Face the Horde... Dipende che arma hai, quanti ne puoi affrontare per volta. Ah, ok. In questo modo tu li vuoi affrontare tutti, usi l'incantesimo, va benissimo, ti è riuscito. Mi devi dire cosa spendi per usare l'incantesimo. Marcherò contaminazione. E vai a trattare. L'hai fatto prima, l'hai fatto adesso. Sì. Perché in realtà probabilmente io perdo completamente il controllo della... come si dice, io cerco di canalizzare Mailer, il demone, e in realtà lui per un attimo prende completamente il controllo e fa il cazzo che gli pare a lui, non cerca neanche di spaventare loro, e io per un attimo perdo completamente il controllo di chi sono, e quando torno in me sento che vedi quello, vedi quello che è successo, esatto. come se avessi spento per un attimo la luce e la riaccendessi dopo, e io alzo sto punto. Moon Knight, vai con Face the Horde. Guarda, ho tirato una merda, ho tirato 5. Ok, allora il tuo demone esce fuori, inizia a fargli brutto, ma vede che non funziona, allora decide di faccio io, non faccio quello che dice lui, e inizia a entrare dentro e far al gruppo a farne scempio. Ci riesce, una parte di loro cade, ma crea così tanto trambusto che dalle porte laterali che c'erano in questa stanza arrivano altri di questi e iniziano a lanciarti, certo, quelle cose, che quei globi. Dei globi. Ok, tra l'altro, se voi siete alle mie spalle cominciate a intuire con chi sto parlando che vedete qualcosa di cui non descriveremo l'aspetto, che emerge da me e comincia a fare. L'avevamo già visto una volta. Cose molto... Sì, l'avevamo visto una volta. Avete visto che ero diventato molto spaventoso? No, ci avevi chiesto quali sono le nostre paure. Esatto. Ecco sì. Cioè, è vero, vero. Quando ti colpiscono queste boccette, sciolgono quello che hai addosso. È un acido potentissimo. Perciò tu ti risvegli... richiamando il demone, perché ti sei risvegliato, certo, dal dolore, perciò non sei più suo succube, perché il dolore ti sveglia, sei coperto di bruciature da acido, hai perso una parte dell'equipaggiamento, mi dici poi che cosa, ti sei fatto due ferite. Possiamo fare qualcosa? Certo, ditemi voi cosa volete fare. Perché io ho ancora i tentacoli da prima, perciò io volevo mettermi, appena mi accorgo che lui non è in se stesso e che soprattutto lo stanno colpendo al di là di quello che è successo, vorrei mettermi davanti e coi tentacoli cercare di bloccare le sfere che arrivano rimandandole indietro. Flow like water. Mercurio. Sì, sì.
top, sì, sì. Io l'ho appena alzato. Ah, okay. 12. 12, perfetto. Sei entrata... Sono entrata nel giro giusto. Scegli uno. Ne scelgo uno. Beh, direi a particular threat is entra problem any longer. Ok, perché... tutte le altre pallette, per questo sono colpito da una, ma tutte le altre boccette di vetro ripiene d'acido vengono tutte rintuzzate dai tuoi tentacoli, perciò lo salvi da tutti gli altri, dai successivi attacchi. Voi cosa fate? Io prendo la spada, mi faccio un bel taglio sul braccio mentre la estraggo, perché così io, sfruttando il colpo di frusta, lancio il mio sangue avanti, prendo contaminazione, che è un muro di fuoco che ci divide da loro. Oh. Ha creato questo muro di fuoco che ha bruciato anche i primi minions che c'erano lì, i primi gobbi che erano lì in cosa, lì davanti prima fila, e gli altri si ritraggono e vedete che sono un attimo fermi, che non sanno come proseguire. Hanno in mano i loro globi, sono tantissimi, perché il fatto che sia solo quello che è successo ne ha richiamati tantissimi, e sono fermi un attimo lì che cercano di capire cosa poter fare. E toccherebbe a me? No, toccherebbe a te, tocca a chi vuole. Sì, infatti volevo... Beh, in realtà volevo capire un attimino se questo fuoco sta bruciando ancora. Sì, sì, il muro di fuoco adesso è lì. Ok. Lo guardo male. I mostri non vogliono attraversarlo. Mm? Okay. I mostri non lo vogliono attraversare. No. Il fuoco che hai creato è un fuoco con l'identification friend or foe, cioè nel senso... No, è fuoco. È fuoco. Perciò siete bruciati anche voi da questo lato di qua della... Il fuoco amico. È amico fuoco questo. È amico nemico. Boh, sinceramente non saprei cosa fare in questa situazione, perché... Forse ad un altro. Perché mi verrebbe quasi da dire provo a fare un travel per vedere se c'è una strada alternativa. Potrei fare una roba del genere. Tanto loro adesso non si avvicinano, quindi... Ok, dai, ci provo. Noi abbiamo tre patacchini e possiamo andare da un accolito, se vogliamo, Oh, beh, sì, dai, faccio così. Sì. Ecco qua una cosa che... A livello di fiction, come fai a passare il muro per andare dall'accolito? No, torniamo indietro e cerchiamo una strada alternativa. Ah, ok. Quello che volevo fare è semplicemente deve fare... andare da un accolito. Ok, ma non fa il tiro, va direttamente dall'accolito. Certo. Esatto. Non fa navigator. Sì, ragazzi, qui c'è una porta. Era un'opzione. Morte, se volevamo accolto. Andare dall'accolito adesso, possiamo farlo tornando indietro. Un'altra porta, c'è già un certo cartellino, non disturbare l'accolito. Esatto. C'è una calza sulla maniglia. Sì, se effettivamente potremmo fare così. Se invece vuoi fare il tiro per vedere di accumularne altri oppure fare altro, andiamo dall'accolito. Andiamo dall'accolito. E mentre questi qua cercano di fare dietro. Guarda, qua c'è un'altra strada, potremmo andare questa no parte. Guarda, e ci trascini indietro mentre io consumi tre? Sì, perché no? Okay. Perfetto, no, chiedo. Sì. Smargiassa. Allora, cazzo, anche sei. Anche sei. Anche sei, le uso. Due accoliti. Non ne hai, sì. Il tuo vedere, quello che gli altri non possono vedere, ti dà un sacco di vantaggi in alcune situazioni. Questa è una di quelle. Ok, i gobbi non erano gobbi in realtà. Ti accorgi che c'è il muro erano di fuoco. Erano gobbilin. La stanza è bloccata. Tutti delle schiene drittissime. Ma se torni indietro dove c'era il turbinio, dov'è che veniva fuori il cuore? Com'è che faceva a pulsare? Era attaccato. Ci saranno state delle vene che portavano il cuore a pulsare. Ti viene in mente questa idea? Richiami loro, tornate indietro, e quando sei là vedi che una parte del muro, che sembra muro solido, in realtà è muro solido perché c'è il fango davanti, ma tu, mettendo la mano,
senti, senti pulsare dall'altra parte. Ok, quindi prendo un coltello, un pugnale, qualsiasi cosa, e apro come se fosse un tessuto vivo, carnoso. Si apre come una sacca, si apre come una sacca, siete tutti lì? Mm-hmm. Vi ingloba, finite nel nero più assoluto e vi risvegliate uscendo da un'altra parte della sacca. Che schifo. Ok. Finite. Grazie. Precipitate giù da un da una specie di soffitto, cadete sul pavimento, vi rialzate, vi guardate intorno e vedete che ci sono tutti dei tubi, ma non sono tubi reali, sono tubi di quella materia condensata che vanno esattamente da dove siete usciti voi. Entrano da altre parti del muro, finiscono da un'altra parte, ma la cosa diversa è che mentre la parte su è grossa, tutti gli altri punti dove entrano come se fossero i capillari, cioè come se voi foste arrivati giù da un'arteria e tutte le altre che si diramano come se fossero dei piccoli capillari. E al centro dei capillari vedete che c'è una persona con una barba. Semplicemente continuare perché a smicciare ormai lo so e devo continuare a cambiare. Che strano. Beh, cioè, me ne pentirò. Non abbiamo mai avuto tutti questi problemi prima che arrivasse qualcuno a giocare. Questa è la giusta reazione. In realtà l'altra volta che non eravamo in diretta e c'era River non abbiamo avuto nessun problema, quindi la diretta è il problema. E da quando, oppure da quando non c'è più Robbe? No, è il problema. Ciao Robbe. Si vede Roberto in una stanza con 14 hacker di altissimo livello. Dice, allora, staccate il microfono. Esatto. Volte. Vedi che strana pistola e ti spara. Un'altra volta. Beh. Eh no, questa volta cerco di schivare. Cerco di schivarla il più velocemente possibile. Tengo io. Golem? È vero. È vero, usiamolo sto golem. Esce da te. Ok. Si porta davanti e si mette a braccia conserte a prendere il colpo. A cercare di prendere il colpo. Allora. Fammi dodge. Dodge era Mercury, no? Sì, Mercury. Che culo. Non vale un cazzo! Però, di Mercury, ho meno uno. Quindi ho fatto 4. Ok. Non sto neanche a dirti cosa c'è scritto nella mossa. Quanto male mi fa, che cosa mi fa... Lui ci ha provato, sì. Ma tu non l'hai, cioè è stata una cosa che ha fatto lui. Fai cagare me. Non l'hai richiamato tu. Esatto. Perciò lui è intangibile in questo momento. Così imparo lui si è, a fidarmi. Lui ce l'ha messa però del suo. Vieni colpito dal proiettile a una spalla. Ok. E tutto il tuo braccio diventa di pietra. Va bene. Nel frattempo lui, dopo che ti ha sparato... tira giù una leva, i battiti aumentano come quando vai a correre e avete la sensazione che tutto ciò faccia andare le cose peggio di quanto non stanno andando. Bene. Io vorrei muovermi grazie alla velocità data dai miei tentacoli che sono ancora lì e andare a tirar giù la leva. Quindi... secondo me potrebbe essere un line it up, perché sto creando un opening grazie a un weak spot. Cioè, sto cercando un punto. Non stai cercando un punto debole. Secondo me è il confronto, perché ti stai confrontando con lui. Però vorrei farlo in senza che lui quasi se ne accorga. Cioè, vorrei andare a tirare la leva, anziché affrontarlo a viso aperto. Fammi flow like water.
Anche se non stiamo esplorando? Allora, le mosse di esplorazione vanno soltanto quando c'è esplorazione o quando c'è confrontation. Le mosse di confrontation solo quando c'è confrontation. Però non posso creare l'opening. No, non può, perché tu in questo momento non stai pensando a creare un opening, stai pensando a tirare giù la leva. Vabbè, però... A meno che tu non voglia attaccare lui... E in questo caso lo confronterei. Esatto. E no, io volevo tirare giù la leva proprio per evitare che diventi più forte, perché ho interpretato... Perciò più Mercury. Undici. Lo stesso. Perfetto. Scegli uno. A particular threat isn't a problem any longer, perché io tiro la leva, quindi tutto quello tu sei esattamente no, una minaccia non è più un problema, non è più una sì un problema, perché io tirando la leva impedisco che tutto quello che doveva succedere grazie al fatto che lui avesse impedisci che continui a scorrere l'orologio ancora più velocemente. Tu hai bloccato lo scorrere dell'orologio, cioè abbiamo preso il secondo esatto, quadrante, però impedisci che continui a correre. Esatto. Il mio braccio, ti piacciono i turbini d'acqua? Adesso te lo faccio vedere io. Prendo una delle mie boccette, la frantumo, e intanto penso, parlando con Mailer nella testa, adesso mi aiuti tu. Brutto. Adesso fai quello che ti dico io. E uso Apoteosis, che è un mio blood gift, che mi dice che io posso... Lei ha aperto una opening? No. Ah, merda. No, perché è un'altra azione. Lei ha bloccato il fatto che continui a scorrere l'orologio. Allora, quello che faccio, non lo faccio con Apoteosis, così non marco neanche una contamination, è quello di utilizzare l'incantesimo per fargli piovere addosso questo misto. È un solvente, sì. Esatto, probabilmente era acqua e acido, per che gli cada addosso in continuazione, tipo una doccia, e questo lo renda meno reattivo e permetta a qualcuno di fargli del male. Eh sì. Vai. Potete farlo anche. 9-9? Sì. Scegli uno. Allora, sicuramente è una cosa che durerà per poco, perché quando smette questo flusso d'acqua, lui non sarà più... No. No, confronto, non era... Confronte... Te lo dico subito. Prendi un danno in meno. Si concentra su di te o non marchi contaminazione? Non marco contaminazione. Sì. Ok. La pioggia di acqua e acido lo fa diventare matto, vedi che si tira via l'acqua dagli occhi e dice: vediamo se sai lanciare le boccette senza anche l'altra mano. E ti spara all'altra mano, che diventa di pietra, e prendi 3 arm. Puoi prendere una ferita per non prendere l'arma. Nel momento in cui prendi le 3 arm, decidi di prendere la ferita. Se togli un solo danno è una ferita minore, se togli 3 è una ferita maggiore. Io direi che non prendi... Puoi farlo soltanto nel momento in cui prendi danno, questo lavoro. E allora io prendo una ferita maggiore e non mi prendo ti cancelli 3. Esatto. Scegli uno allora. Entri in frenzy e guadagni vantaggio sul prossimo attacco, oppure fai l'opossum e fai finta di essere morto. Entra in frenzy. Era proprio opossum. Sì, sì, non l'ha detto. L'esame opossum è bellissimo. Opossum. Hai tutte e due le braccia di pietra. Non sarà un problema. Sei la cosa e quindi sono la clover in time. Ma è più forte la cosa o Hulk? Hulk. Fatto di fatto. Io a questo punto ne approfitto, visto che ha creato un opening. Mm-hmm.
E abbiamo detto che è pieno di tutte queste vene capillari, lui, cioè, lui ha attaccato questa roba. Ma in tutto dietro, questo il golem, dove cazzo è che doveva proteggere sto strato? Si è messo in mezzo e ha fatto oh. No, quello era lo spirito. Ah, era lo spirito. E comunque ha attaccato ai capillari a questa roba, no? Quindi, sì o no? Sì, sì, sì. Okay. Quindi io ne approfitto per prendere una manciata di questi capillari, stringendoli con la frusta e tirandoli per staccarli dal suo corpo. Iron. C'ho posto. Solito 12. No. 7. 7. Ok. Quando gli stacchi i capillari, vedi che la pistola che aveva in mano è come se gli si aprisse, gli avesse toccato i nervi, gli si aprono le dita e cade la pistola a terra. Si gira verso di te e ti dice: adesso ti faccio lo stesso scherzo che t'ha fatto il mio, che mi ha fatto il tuo amico. Alza la mano, sopra di te si crea una nuvoletta nero dorata e ti cade in testa una pioggia d'acido che ti fa 3 armi. Io prendo una minor wound e 2 danni. Scelgo uno, mi infetto o recupero un'arma, però mi tolgo dal combattimento per un po', mi infetto. Bravo. Vedete cadere al centro della stanza, davanti a voi, il golem d'argilla. Ehi, hey, vado. Che si rialza. Gli farei ciao, ma era ora. Siete amici, sono lui in pietra. Si rialza, ti guarda. Fottiti. Guarda il l'accolito. Va verso l'accolito e, incurante del fatto che l'accolito gli lanci della pioggia acida addosso, lo prende per il collo e lo tira su. Ecco, sei da tavo. Sei da tavo. Due parole. È un opening? È un opening. Oh, prego, prego, chi topo. Vai, vuoi fare qualcosa? La Alice è mezz'ora che sta scartabellando. Ma c'hai lo sguardo della topa? Cioè. Ma l'ho usato prima, posso usare ancora? Ah, sì. io posso fare un sacco di cose. Io vorrei solo sparargli, ma... Vabbè, anch'io. Esatto. Se no si taglia altri pezzi, cioè... È pronta, signora? Se no posso fare effettivamente la... con l'occhio del caos. Il malocchio. Con l'occhio del caos. E questo no. Malocchio. Mi dica, perché vuole lavorare qua? Bene. Allora, sì, lo guardo in cagnesco, anzi in topesco, e attivo quindi anche lì il malocchio. Il malocchio. Secondo me in questo caso cos'è? È sorcery. Giusto? Sì. Perciò più sulfur. Più sulfur. Cazzo, che bello. Potessi farlo anche io. Va bene. Quanto hai di sulfur? 0. Che merda. No, oh, ma come? Io ho 3 di sulfur. Le cose bellissime. Io 1. Io posso usare iron al posto di sulfur se uccidessimo gli accoliti che non scompaiono. Bene, ne ha fatto 2. Lo guardo malissimo e non mi guardo peggio. Lo guarda malissimo quando le spalle dai golem. Quando tu guardi mai l'abisso, l'abisso guarda molto peggio a te. Però potremmo considerare che essendo gli occhi del serpente, in realtà ha fatto 6 e 6, no? Wow. Il tuo sguardo in questo momento non riesce a fare nulla perché lui è completamente... è come se preso al golem. Lui mette le mani intorno alle braccia del golem... E vedete che piano piano l'argilla
del golem si scioglie fino a farla completamente staccare. Il golem in questo momento è senza le, è senza le braccia. Ha un problema con le braccia, questo. Posso dargliele mie? Sì. Cade a terra, chiama un'enorme nuvola di acido su di te e te la scaglia addosso. Ma che cattiveria, che cosa le hai fatto di male? No, l'hai cercato di fargli guardato, l'hai guardato brutto. Lui non mi ha cagato, io l'ho guardato malissimo. Adesso ti sta cagando. E ti fa tre arm. È cattiva questa cosa. Vabbè, però io posso prendere lì. Senti, senti tutto il corpo e tutto il pelo che... sfrigola. Che sfrigola. Va bene, a questo punto io penso di diventare un opossum. Vabbè, tanto era già un topo. Qualcuno crea un opening, io ho vantaggio al prossimo attacco. E si è chiusa l'opening anche se non gli ho fatto niente. Ne ha fatto io? Certo. L'ha fatto lui? No. No, lei ha colpito ma ha fatto uno, non ha fatto nessun danno. Esatto, tu hai fatto... Si è chiusa l'opening. Esatto. Aspetta, tu hai usato la mia di opening? Ah, ok. E lei ha usato l'opening del golem. Esatto. Ma adesso è chiusa, quindi io non gli posso più sparare. E io mi metto tipo così. Ma a questo punto vi apro io una opening. Lasciate fare a me. Ho il vantaggio anche su aprire le opening. Lui intanto... si rialza. Bartosz, devo sparargli, fai qualcosa. Non ti preoccupare. Prendo lo scudo, inizio ad avanzare il martello. No. Questo martello, no. Esatto. Prendo lo scudo, inizio a sbattere la spada sullo scudo avanzando verso di lui per attirare la sua attenzione su di me e all'ultimo, quando sono abbastanza vicino, sbam, gli tiro la scudata. E confront. Bene, ho il vantaggio su confront quando uso lo scudo, quindi... Beh, sono un 9. 9, ok. Scegli uno. Prendo un danno in meno. Ok. Perché hai lo scudo? Perché ho lo scudo. Si gira verso di te. Apre la mano. E fa piovere. Acquareggia. Addosso a te. Serve. Esattamente acquareggia. Povero acquareggia. E fa piovere acquareggia. Tre arm. Che però diventano due. E prendo comunque una major wound. Prendo comunque una major wound, okay. Se no muoio, quindi... Non gli stiamo facendo tanto male a sto per tipo. Adesso abbiamo fallito i tiri di attacco. Sì. Io ho vantaggio sul prossimo attacco. È aperto. Non so, non lo so. È completamente distratto da lui. E vado in frenzy anch'io perché ho preso la major wound. Vai. Io sto facendo... Ricordati di allora, fare un infection che hai le braccia. Non ho problemi sul fatto dell'infection. Però... Vai. Come vuoi vai. Tu, se no lo confronto dopo e qui non ho scatenami, aereo. Scatenami. Esatto. Scatenami. Quindi... Allora, fatti io... valere, fagli vedere quanto sei figo. Stai zitto, tu? Cazzo. Sì, provo, così sfruttiamo sto vantaggio che ce l'ho. Dai, mi prudono le mani. Mi prudono le mani. Vediamo bene di... essere fisici questa volta, eh. E uso medium... per evocarlo. Ok. Per evocarlo fisicamente. Perfetto. Mi tiri strike più sulfur. Ok. Ho fatto comunque 9. Ho fatto 9 perché ho 3 di sulfur. Allora. È andata bene. Cavacca, ragazzi, stasera i dadi male. Non c'è Roberto, quindi qualcuno con i D6 deve farlo bene. Esce fuori tutta la bestia che è in te. Una cosa? Dimmi. Io avendo apoteosis, io posso mettere un tag a mia scelta su questo attacco, sugli attacchi che faccio con lo spirito. Direi che gli do Holy. Ok. Per non sapere né leggere né scrivere. Va benissimo. Vedi che il tuo spettro diventa bianco. Bianco candido, esattamente come era la frusta che aveva, di sangue che aveva usato lui. È bianco, bianco candido e si tuffa dentro al petto dell'accolito
e venendo fuori da dietro ne strappa i cavi che erano collegati alla schiena, tutto il lambardano, a tutto l'ambardano che aveva dietro. Lui cade in ginocchio e si rialza col fiato pesante e respira a fatica, e il tuo spettro gli riesce dal davanti e viene di nuovo dietro di te. Hai visto cosa succede? Meglio. Vedete che l'acolito si alza, si appoggia al mobile dietro dove c'erano tutti i cavi, dove c'erano tutte le vene. Da dietro una tendina tira fuori un libro e un tomo antico, un tomo con la copertina di pelle, le pagine in pergamena. Ha un segnalibro, lo apre, ti guarda, ti fa... E io gli dico: prenditela con qualcuno della tua stazza. Uso voce del comando, se la deve prendere per forza con me. Ok, perciò prendi tu i danni che doveva prendere lui. Che danni erano? Mm? Che danni erano? Sono due arm. Forse ripensandoci. No, l'avrei fatto lo stesso. Io, quando apre il libro, aspetti di come prendi due arm. Vai. Quando apre il libro, dice: sì, hai ragione, dovevo farlo fin dall'inizio. Dalle tre dita aperte e si forma una luna, una falce di luna, che gira e te la lancia negli occhi accecandoti. Ok. Hai i due arm e sei accecato. Bene, allora io segno la mia quinta ferita e muoio. E quando io lo faccio e scelgo di non difendermi, posso fare la mia mossa di morte. Ah, perciò non prendi la ferita mortale, ma... Ok. Ma prendo proprio. Perché mentre lui si è concentrato su di me, io gli ho stretto la mia spada frusta. La mia spada frusta. Gliel'ho stretta intorno ai polsi. Sta leggendo il libro. E... ho attivato una cosa che posso attivare solo una volta, perché poi muoio, e cioè escono degli spuntoni sia nella lama che nella spada. La spada adesso sta succhiando quello che rimane del mio sangue, e fino a che continua a succhiare il mio sangue, quegli aghi sono impossibili da togliere. Quindi la mia arma adesso è attaccata a lui finché sì. Li rallenta e crea una debolezza per gli alleati che vogliono utilizzarla. Fino a che non prendono vantaggio del fatto che l'arma è imbeddata nel cattivone per creare un opening, avete vantaggi a dodge e stand with me. Ustia. Ok. Che roba. E gli si chiude, gliel'ha artigliata, e vedete che gli si chiude il libro. Perciò con l'altra mano prende il libro e lo apre, però in questo momento è molto inabilitato, perché ha soltanto una mano da usare, perché l'altra è bloccata da questi spuntoni che continuano a ferirlo, a fargli uscire questo sangue nero dorato dalle vene. Cerchiamo di creare... Serve un opening o c'era già? No, serve. Allora, potete sfruttare l'arma per creare un opening, e lo fate col vantaggio se sfruttate l'arma. Mm-hmm. Però quando lo fate, poi si stacca l'arma e quindi lui non è più rallentato e tutto il resto. Se la create senza, continuate ad avere invece vantaggio su dodge. Io la creerei senza. Lascerei l'arma. Concordo. Lì. Sia su dodge che su confront, giusto? No, su stand with me. Ah, stand with me. Anzi, se volete curarvi è un buon momento per farlo, perché avete il vantaggio nel farlo. Certo. Io non devo curarmi.
se vuoi fare qualcosa, se no io volevo cercare di aprire un opening con il mio con la mia spella. Ok. Perché io vorrei che la mano che lui stava tenendo così a fare la mezzaluna si metta a suonare su un piano immaginario che è l'arma conficcata nell'altro braccio. Ok. Quindi lui si pianta e rita, perché io ovviamente adesso sono incazzata nera perché sta morendo il mio... E quindi gli voglio fare tanto di quel male. Allora. Ma perché devono morire sempre i miei amici? Cosa... E cosa spendi? È su Drink Deep? Cioè, nel senso... Sì, devi scegliere uno delle tre... Bene, dovrebbe uno tirare... I tre costi. No, dovrebbe tirare e vedere se funziona. No, è già successo. No, è per... esatto, non devo tirare perché l'incantesimo succede. L'incantesimo. Poi con l'incantesimo si tira la mossa che attiva. Però deve dire cosa spende per lanciare l'incantesimo. Esatto. Ah, giusto, sì. When you cast. Sì, io farei contaminazione. Ok. Perché questo secondo me mi fa male, quindi è meglio lasciar perdere le ferite. Quindi contaminazione, a questo punto è un confronto? No, perché non rischi che ti... Quindi non la posso... Allora non la posso aprire. Beh, oddio. Non ho molto capito come funziona. Secondo me, no, ma chi se ne frega, tu l'hai scritta giusta, cioè... Secondo me... Secondo me è un dodge. Okay. Dodge. Dodge perché evita che lui faccia qualunque altra cosa. Hai il vantaggio nel fare dodge. Perché secondo te è confrontation? Perché se lui è lì impegnato a farsi del male come un coglione, noi abbiamo modo di fargli del male mentre lui è lì. Sì, ma confronto proprio anche... andare in corpo a corpo e prendersi delle mazzate. No, non hai detto che sia confronto, potrebbe anche essere per quello che ho detto che dodge. Potrebbe anche... Perché lei sta cercando di evitare il pericolo che lui riattacchi, facendogli suonare, si apre l'opening lo stesso in dodge. Sì. Ah, si apre... Ah, è vero, you create an opening. Sì. Scusami, non avevo capito. Mi sembra la cosa che si avvicina di più, perché lei evita il pericolo che lui attacchi. Hai assolutamente ragione. In più avete il vantaggio di usare dodge. Peraltro. Bene! 1-1-2. Oh, raga, è così. Sono i dadi stasera, sono così. Ma sono una merda. Io ho provato a darvi tutto quello che potevo darvi. Vi ho dato la vita, vi ho dato. Adesso aprirà lei una opening bellissima. Dopo che tu hai raccontato cosa succede. Ma lei sta facendo l'opossum. Io faccio l'opossum. Infatti, non so quanto dura essere fare l'opossum. No, non vuoi far più niente finché vivo il. Ah, ok. Il coso. Porca troia. No, quella è quando hai la major wound. La mortal wound. Quella è la mortal wound. La major wound è fai finta di essere morto e aspettando che i nemici guarda, si focalizzano su qualcun altro. Ah, su qualcun altro? C'è scritto da nessuna parte. Sì, che deve essere. Ok, quindi è morta. Sì, esatto, poi posso agire, fantastico. Meno male, perché sennò eravamo messi malissimo. Cioè, siamo già messi malissimo. Solo perché sono morto. Nel momento in cui tu chiami il potere per fargli suonare e marchi contaminazione, ma ti accorgi che non è sufficiente. Ti accorgi che la stanza dove siete, questo pulsare di energia, ti ha cancellato dalla mente il modo per richiamare l'incantesimo. No, lo dimentico. Hai perso l'incantesimo. No, mi piaceva un sacco questo incantesimo. Sono rotto i coglioni. Lavoriamo insieme. Quello che voglio fare è fargli un confronto io correndogli addosso e dandogli una spallata di peso, ok? E lasciare al mio spirito materializzato, poi farò dopo. A seconda di come vuoi fare con le braccia bloccate, appunto. Io prendo e gli vado addosso così. Cioè, hai presente se ti corressi addosso e ti dessi una spallata? Vedi che fa male? Gli vado addosso di peso. Aspetta. Con le braccia di pietra, tra l'altro, ancora più pesante. Lascia fare a me. Sparisce. Tutto un tratto, il golem diventa più grosso. Più alto, come se andasse in frenzy, come se andasse in ira, e si butta di peso sopra l'accolito e lo schiaccia giù. Ok. Hai visto? Vediamo. Cosa fai? Eh? Cosa fai allora? Ma questo è un opening? Sì. Io uso Apoteosis, che
mi permette di attaccarlo con vantaggio. Devo marcare una contaminazione, perché io sto... Allora, quello che faccio è sussurrargli: torna qui. Ok. E lui si canalizza. Praticamente il golem gli rimane addosso, poi se lo scrollerai addosso, perché chiaramente, certo, però gli sta pesando. E lo spirito può usare il mio corpo per attaccare con vantaggio. Quello che succede è che si vedono le braccia che cominciano a spaccarsi a forza sulle giunture, e lo spirito, adesso vediamo, però quello che vorrei fare è saltargli addosso con enfasi a stronzaggine demoniaca e le due braccia di pietra. Vai. Esatto. Questa roba mi permette anche di aggiungere un tag all'attacco che sto facendo, e secondo me il tag, dato che le braccia sono di pietra, potrebbe essere stun, in modo che lo stordisco, okay, nel caso. Sulfur. Esatto, sulfur con vantaggio alla volta. 5, 4, 9, 3, 12. Perfetto. Ho fatto un'azione corretta. Cosa è successo? E sono morto io. Ecco, vedi. Con le due braccia gli arrivi sulla testa e lo colpisci. Lo colpisci, lo colpisci, colpisci, lo colpisci, lo colpisci. Lo colpisci. Esatto. Devi rimanere giù. Noi abbiamo un Hulk. Esatto. E la testa spiaccicata è l'ultima cosa che rimane dell'accolito. Ah, ce l'abbiamo fatta. Per te. Nello stesso tempo il golem diventa ancora più grosso. Esatto. Si gira verso di te e cerca di saltarti addosso. Sei tipo una foca. No? Certo, sì, sì. E ti accorgi che lo percepisci, tutta l'energia, tutto quanto sta facendo, lo sta facendo impazzire. Ok. Cancella scemo filetto. Cosa fai? Allora, mi funzionano ancora le braccia? Mm? O le braccia funzionano ancora o non funzionano più, no, perché è finito più l'attacco? Con il piede. Ma sono tornate normali o sono ancora di pietra? Mm? Sono tornate normali o sono ancora di pietra? Sono ancora di pietra. Wow. Io potevo rimuovere le maledizioni, ma sono morto. Ma sono morto. Lo so io cosa faccio. Uso l'incantesimo. Allora, quello che succede è che mi butto contro di lui, spaccando le boccette di acido che ho addosso, e intanto mormoro la frase dell'incantesimo che ho imparato, quello dell'acqua, in modo che l'acqua, che come si dice, che una colonna, che un rigagnolo d'acqua o una colonna, adesso vedremo come va, gli piova sulla testa. Esatto. Gli cancelli la lef. Esatto. Cosa consumi? Probabilmente, allora, la cosa più sensata è che prendo un'arma, perché dato che mi sto schiacciando dell'acido, perfetto, addosso, mi ferisco. Mi trovi perfettamente a posto. Potresti perdere una mano. L'altra. La terza. Ah, quella che Sicuro del uno dei bracci. Prendo un'arma. E il golem diventa terra bagnata. Lì per terra, prendetevi tutti un punto, guadagnate tutti uno, sì, di Covenant. In Covenant. Ah, e se volete, scegliete se prendervi uno di Blood oppure no. A 5 però diventate accoliti, ve lo ricordo. Io vorrei fare una roba prima. Sì, no, non posso adesso. Succhiare lo spirito dell'accolito. Io adesso questo... si suona male, però va bene. Questo faccio. Vai. 1 e 2. Sì, appunto. No, amore! 12, perché 12 perché ho sulfur 1. Ed è su sulfur. Perfetto. Quindi io prendo un suo potere. Sì, allora, nel momento in cui hai prendi l'anima dell'accolito, hai tutto un turbinio di emozioni contrastanti. C'è il bene e il male, c'è la forza negativa, la forza positiva, e un contrasto continuo all'interno del tuo corpo. Sembra un po' come se gli anticorpi volessero contrastare, il tuo anticorpo positivo volessero contrastare la parte negativa che ti stai assumendo, e piano piano la modellano, la plasmano, okay, ti danno
la possibilità e capisci che quando hai questo turbinio tu riesci a creare una tempesta e puoi creare una tempesta che fa piovere acido sulla testa di un nemico. Wow, quello che faceva lui agli altri. Esatto. Ma nasce dal fatto che hai questo turbinio, questa tempesta interiore, che del bene e del male. Esatto, okay. Che tu trasferisci questa energia, trasferisci e la butti fuori. Bello, mi piace. Però non può aiutare Bartosz. Io speravo. Ah, io ho perso, cioè nel senso, io avevo Covenant con Bartosz e Zibari. E non hai. Forse sei tu che porti sfida. È possibile, è probabile. Ma quindi Bartosz... Vedete, per terra... Il corpo di Bartosz è morto? Eh sì. No, ci deve essere un modo per farlo tornare. Io faccio per alzare le braccia, come dire, non lo so. Portiamolo. Stai pensando esatto, questo posso farlo. Stai pensando che ti sei tolto una parte della tua vita. Esatto. È l'unica compagnia. Cosa fare con Shelter? Potremmo fare un... Io sono addoloratissimo per il povero Bartosz. Potrei aver bisogno di aiuto. Sì, adesso ci dobbiamo fermare assolutamente. Sì, però dobbiamo portarlo via. Dobbiamo portarlo con noi. In questo castello ci deve essere un modo per far scorrere di nuovo la vita dentro di lui. Ma lo vorrebbe Bartosz una roba del genere? Me ne frega un cazzo, lo voglio io. Me lo caricherei volentieri in spalla, ma sono... Sì, facciamo cioè, facciamo un camp. Non lo scelte. Bernie! Sì. Esce fuori da dietro. Sì. In realtà è lui il reggente, non lo sappiamo. Esatto. Prepara il... No, adesso! Non mi serve. Sai fare una cosa, Bernie. Al contrario. Esatto. Prepariamo un campo qua. Dobbiamo... Campo profughi? Un campo base, ok, ho capito, un campo profughi. Che cazzo faccio con le braccia di pietra adesso? Come faccio a... Adesso troviamo un modo per farle guarire. Se vuoi te le sciolgo. Potrebbe essere un inizio. Dovremmo sostituirle con qualcosa. Allora, chi è che tira? Chi è che prova a tirare il campo base? Aspetta, vediamo cosa. Non fa. Io perché sono un relitto. Allora, il mio mi permette a tutti di marcarsi contaminazione e curarsi un D6. Minchia, a me servirebbe perché arma. Allora, ricordatevi che chi crea il campo base può usare la propria mossa di campo base. Perciò guardate chi sono, quali sono le vostre mosse. Quale può essere la più utile e chi è provi a fare campo base. La mia non dà un granché di utile. Io se volete la mia mancare... mi permette di trasferire punti contaminazione ad altri di noi, cioè possiamo fare il travaso dei punti contaminazione. La mia dà un vantaggio sui prossimi shelter e aumenta consente alla gente di prendersi dei supply, di rifornirsi. Faccio io. Beh, più che altro che io sono messo veramente malissimo. No, però. Quindi tenete conto che neanche voi. Effettivamente, beh, io potrei fare una mossa per curare. Dovrei togliere la. Ah no, io non posso. La ferita maggiore. Cioè, no. Ah, è vero. Ciao. Niente, quindi lo faccio io. Va. Quindi tira. Faccio il tiro. Accumuli delle cose. Use words. Giusto, metti un'enorme ruota sul cuore. Use words. Più spade, non charade. 7 più swords 7 no 8 7 8 va bene, non cambia niente. Allora hai creato, ti sei creato, raccontami come crei il tuo campo base. Ha pallotto delle cose in un angolo, mette una grossa ruota in cui correre, una sabbietta di sabbia per farsi esatto. come fanno tutti i topi, ovvero raccolgo un po' le cose che ci sono in giro, sistemo, rendo il posto più comodo e accogliente. Ok. Hai un campo base che è della tua bloodline. Sì. Cosa fai? Cosa faccio? Dico il mio shelter, no, quello che dico. No, puoi fare Rest and Restoration. Ah, ok, ok. Ah, sì. Fai Rest and Restoration. Sì, scusa, Rest and Relaxation.
Sì, sì, quindi devo rollare più calci. Peccato che non sia rest e resurrection. Rolla, rolla. Rolla più calci che era zero. Zero. Otto. Otto. Otto? Sì. Ok, scegli due. Allora, vediamo un po'. Tutti gli esploratori possono curare tutte le armi. Ah, è ottimo. Ok. Con tutte le wounds. Esatto, quindi ne posso prendere tre, giusto? Due. No, due. E vabbè, a questo punto se volete facciamo... A meno che non ci sia qualcosa che porta in vita... No, non penso c'è. Che esista niente che porti in vita. Allora, facciamo, curiamo tutte le armi, curiamo tutti... Ok, ottimo. Così almeno... Sì, sì, no, meglio. Curiamo... Sentite, curiamo. In voi... Lo stress della necessità di fare la fretta. Senza che nessuno abbia fatto niente, sentite riaumentare il ritmo del pulsare, ma non delle vene che sono lì, ma del pulsare di tutto il castello. Vabbè, e allora mi farò indemoniare spesso e volentieri. Perché queste braccia devono rimanere così? Cosa volete fare del cadavere? Lo portiamo con noi. Non mi puoi sentire? Ah, pensavo stessi chiedendo... No, sto facendo il... Pensavo stessi chiedendo la master. Cosa ne facciamo del cadavere? Hai per caso un'idea? Hai bisogno di un ospite? No, lui non lo vorrebbe. È una cosa che potrebbe non piacervi. Lui non lo vorrebbe. Cos'è che lui non vorrebbe? Cos'è che non vorrebbe? Senti questo battito. Il mio ospite lo vorrebbe usare il corpo come... No. Nemmeno io lo vorrei. Non hai capito niente come al sole. E che cazzo? No, non sto parlando con voi, scusate. In che senso? Senti questo battito? Sì. Lo sfruttate il battito. Sfruttiamo il battito. Sfruttate il battito. Sfruttiamo il battito. Non capisco. Cosa c'entra Bartosz col battito? Collegatelo ai tubi a cui era collegato l'accolito e tirate sulla leva. Ho paura a dirlo. C'è poi se non vi va bene potete anche lasciare qua a imputridirsi. Sta suggerendo di collegarlo ai cavi e tirare la leva. Oh, potrebbe essere una bella idea. Stranamente potrei essere d'accordo con questa cosa. Oh, sì. Il fatto che Sottile sia l'unico dotato di buon senso. Dovrei imparare a stare zitto. Magari c'è ancora il suo spirito dentro quel corpo e lui ci potrà... Potrei provare a risucchiarlo e prendere il suo potere. Esatto. Ah, questa è una tua idea, chi è che l'ha detto? Bernie. Bernie, hai la voce di Bartosz. Beh, certo, quel cuore... Pompa. Esatto, potrebbe pompare il sangue nelle sue vene di nuovo. Vi starei segnalando cautela con le braccia, ma non posso usarle. Perfetto, non può usare le braccia, andiamo. Cosa? Esatto, non vuoi. Pompa. Smettetela, non fatelo. Digli che tu sei la testa rispetto a loro, e loro sono le braccia. È una grande. Beh, se era amico vostro. Quindi sei un puerile. Sei un puerile. Non ho parole per esprimere il quanto io ti disprezzi in questo momento. Pianta. Vanno. Facciamolo. Che grande idea. La chiuderei qua quasi. Al piccolo per vedere cosa succede quando tirano la leva alla prossima puntata. E mentre lo fanno lui dice: sì, può fare. Il perché Rhapsody of Blood sia diventato Frankenstein Junior stasera non è chiarissimo, però vabbè. No. È quello che è successo, lo accetteremo così. È andata così. Allora, bossa di fine puntata, che poi ci dimentichiamo di e farlo. Finiamo, cioè lo facciamo la prossima volta? La... Sì. Ok. Beh sì, perché altrimenti... Sì, però io intanto scelgo lo stesso qualcuno che si è sacrificato, che sarà Sottile. Il golem. Chi se ne frega del golem? Allora, invece per me chi è stato misericordioso? Prendi un patto con... Cioè lui si è sacrificato così. Sì. Serve prendere un patto con lui? Beh sì, perché il patto è con la Bloodline. Tu sei seguace di... Esatto, purificatore. Valo 2. Bene. Vabbè, questi punti qua, com'è che si spendono? Non mi ricordo. Quando aiuti.
E che non ci aiutiamo mai come Bloodline, però vabbè. Perché ti ho 4 di quando fate la parte, sai, quando... quelle, tutte quelle volte che io dico faccio un grande rituale strappandomi la carne di dosso, e potresti aiutarmi. Anzi, addirittura ne ho 5. Quando sei fuori dal castello, no, tra l'altro le mosse esatto, le puoi fare anche dentro. Ne, quindi ne ha 6, 2, 4. E dai, la prossima volta che ti aiuto. L'oggio d'artiglio invece ho 0. Tu invece? Io ho l'esploratore che ha aumentato di più il suo potere o la sua ricchezza. Lei ha preso la possibilità di usare gli occhi. Ah, è vero. Gli occhi del cuore. Beh, io sono. Io sono passato da 1 a 3 di Blood e ho imparato un incantesimo. Sì, io sono passato da 1 a 3 di Blood e ho imparato un incantesimo e poi sono morto. Grandi gente. Bernie. Bernie. No, secondo me è. Ha imparato a girare al contrario, non lo è. Ha capito che si poteva fare. Secondo me è lei. Io? Perché avendola conosciuta quando ho visto di più. Guarda come sei cresciuta. Esatto, i suoi cambiamenti. Sei l'alloggio dell'artiglio? Sì. Sì. Ok. Ah, ne ho uno, fantastico. Oh. Oh, no. Mi potrei non aiutare con esatto. Dimenticandomi. Yeah, yeah. Evviva! E tu invece? Ah no, che stronzo, giusto. Io devo quello che ha magicabulato di più. Quello che ha magicabulato di più questa volta sì. È Sesta. Via del ricordo, sì. È il primo punto che prendo con la via del ricordo. La magicabula. Attraverso Satori o Satomi dei Beehive. Attraverso Satomi dei Beehive. Sì. Freeway. Ah. Ho ancora la cassetta dei Beehive. Mamma mia. Bene, quello che avete ascoltato ha ascoltato a tratti. A tratti, a spizzichi e bocconi è stato Fumble. Che io Fumble! Mi prenderò la cura di rimontare prima di partire stanotte. E domani mattina sono a un addio al celibato. Quindi sarà bellissimo, sarà tutto molto facile da fare. Però lo faccio per voi perché vi voglio bene, quindi...